Buonasera, benvenuti a Notte Gol. Siamo al 16° appuntamento della nostra trasmissione, quindi siamo quasi al giro di boa. Manca ancora una giornata da disputare nel campionato di prima divisione, quindi domenica prossima andremo a chiudere la prima parte del campionato. Un girone di andata per quanto riguarda la Ternana sicuramente positivo, ne parleremo sicuramente questa sera. Insomma, la seconda sconfitta non credo debba essere attentamente analizzata e sugli eventuali errori riflettere sicuramente, ma non possiamo sicuramente non riconoscere alla squadra rossoverde e ai rossoverdi e allo staff tecnico di aver lavorato in modo direi eccellente. Ieri si è interrotta la serie di risultati consecutivi, 13 se non vado errato, fatto da 9 vittorie e 4 pareggi, insomma veramente cifre e numeri importanti, per cui credo che su questo dobbiamo basare il nostro ragionamento per vedere poi il futuro. Io ringrazio Fabio Pisacane che è qui con noi questa sera, grazie veramente Fabio, un momento, diciamo così, dopo la sconfitta non si ha voglia magari di riflettere su quelli che sono stati gli eventuali diciamo, discrepanze che si sono verificate nel corso della partita. Però tu sei qui e ti ringraziamo per essere con noi. Buonasera a tutti. Grazie. E c'è anche Luca Giovannetti. Buonasera. Ciao Luca, buona serata. In regia abbiamo Dario Brighi. Che faremo questa sera? Naturalmente leggeremo i vostri messaggi. Quelli più lunghi però li lasceremo da parte perché assolutamente non si può non leggere tutti i messaggi che avete mandato, che sono tantissimi. Avremo un caffè con questa settimana con Salvatore Ferraro. E poi avremo il nostro solito gioco delle immagini, vi faremo delle immagini e poi su quelle immagini voi dovete un attimino riuscire a memorizzarle per poter poi indovinare quello che sarà il quiz che vi andremo a proporre. Questo è un po' il programma di questa sera, l'analisi, naturalmente la sintesi della partita di ieri della Ternana. Allora partiamo subito, direi di andare a vedere quelli che sono stati i risultati che si sono verificati nella 16ª giornata, quindi la prima analisi la facciamo proprio con Luca per vedere, insomma, secondo Luca, quello che c'è stato di particolare da segnalare nella 16ª giornata. Luca. Beh, l'unica vittoria in trasferta è quella che ci riguarda in maniera più immediata ed è quella che ha conseguito il Taranto in zona Cesarini a Reggio Emilia segnando con Antonazza sugli sviluppi di un corner, non so se abbiamo la sintesi poi, ma insomma al cospetto di una reggiana che io ho visto comunque la sintesi in internet, nel secondo tempo ha sfiorato in almeno 4-5 circostanze il vantaggio, una traversa e 3-4 miracoli di Bremer che hanno fatto la differenza, poi il Taranto ha colpito sul calcio d'angolo a 100 secondi dal novantesimo. Però si vince anche in questo modo, insomma, quando lotti al vertice. Per il resto, una volta tanto, e non è accaduto spesso in questo girone, in questo girone di andata, in questo raggruppamento, ha prevalso il fattore campo, quindi soltanto vittorie casalinghe e soltanto un paio di pareggi, quello per 2-2 tra Pisa e Monza e quello per 1-1 tra Trizium e Pavia. Quindi con due squadre di bassa classifica, rispettivamente il Monza e il Pavia, che sono andate a imporre la divisione della posta ha due squadre di medio-alta classifica come Pisa e Trizium, anzi sia il Monza a Pisa sia il Pavia a Monza contro la Trizium erano in vantaggio e sono state raggiunte e se la Trizium ha pareggiato allo scadere del primo tempo il Pisa addirittura ha pareggiato nei minuti di recupero con Favasuli. Colpisce non tanto per il risultato in sé quanto per le dimensioni dello stesso il 4-0 della Provercelli sul Sorrento che sulla carta a mio avviso resta la terza forza del campionato, ma che certo qui a Terni nel secondo tempo non ci ha fatto una grande impressione, anzi ha salvato le penne solo grazie ad alcune sviste della terna arbitrale, in primis il rigore negato su Bernardi. Sta andando a corrente alternata il Sorrento, questo 4-0 brucia, tant'è vero che la panchina di Sarri sembra traballare. Una vera sorpresa è rappresentata intanto dalla vittoria del Foggia contro di noi, di cui parleremo diffusamente in seguito, e poi dalla vittoria di misura del Foligno ai danni del Carpi, anche se per quanto ho visto e per quanto ho letto sicuramente il risultato va stretto alla formazione emiliana che avrebbe meritato quantomeno di pareggiare, però il Foligno
era la seconda vittoria consecutiva in casa dopo quella col Monza e domenica scorsa aveva messo in difficoltà il Taranto allo Jacopone. Poi c'è la vittoria di misura del Como contro il Lumezzane nel derby lombardo, Como che domenica, come è noto, sarà di scena a Liberati. Per il resto, insomma, ci stavano le vittorie casalinghe dell'Avellino contro la Spalla. Avellino alla terza vittoria consecutiva e venerdì sarà di scena nell'anticipo del 17° turno a Taranto, gara che Taranto. sarà trasmessa da Sport Italia, l'anticipo dell'ultimo turno del girone d'andata. E secondo me il Taranto, pur essendo globalmente superiore all'Avellino, non avrà vita facile. E poi il rotondo 5-1, peraltro maturato in rimonta nel cuore della ripresa del Benevento ai danni del Viareggio. Quindi diciamo che le vere sorprese sono il 3-1 del Foggia contro la Ternana, l'1-0 del Foligno contro il Carpi e, non nella sostanza ma nelle dimensioni, il poker della Provercelli ai danni del Sorrento. Se vogliamo anche i pareggi esterni di Monza e Pavia, per il resto risultati abbastanza prevedibili. Bene, questo è per quanto riguarda l'analisi dei risultati. Non so se Fabio ha qualcosa da aggiungere a quanto detto da Luca, risultati scontati oppure qual è il risultato che ti sorprende di più? Ma sicuramente la vittoria della Provercelli così larga comunque fa notizia, perché il Sorrento comunque, come diceva Luca, è tuttora la terza forza del campionato. Però questo dimostra il fatto che questo campionato sia un campionato equilibratissimo, dove non ci sono squadre che possono vincere sulla carta, ma bensì in campo. Vediamo un attimo la classifica, proprio per vedere un attimino anche come è cambiata la classifica in seguito ai risultati che sono verificati ieri sui campi della prima divisione girone A. Quindi la regia ora ci manda il quadro completo e potremmo anche analizzare quindi questo particolare aspetto della classifica generale. Eccola qua. Diciamo che Ternana e Taranto con un po' di vantaggio nei confronti di altre squadre che insomma dalla terza posizione in giù mi sembra la classifica molto 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 corta, Fabio. Sì, anche se purtroppo, no, come succede in Serie B, non vanno sulle prime tre. Purtroppo ne va una sola su e questo ci deve dare ancora più forza perché arrivare ai playoff quest'anno sarebbe veramente un'ammazzata. Sinceramente siamo lì, ci vogliamo rimanere, nonostante fossimo a un solo punto, sappiamo le difficoltà che ci aspettano. Allora, Luca. Intanto è sempre abbastanza impressionante, no? Vedere che 9 squadre su 18 per motivi diversi scontano delle penalizzazioni. Squadre che poi Non è finita qui. non è finita qui, resteranno 9 perché le prossime penalizzazioni certe riguarderanno Taranto e Spal che già hanno rispettivamente 1 e 2 punti di penalizzazione, ma poi potrebbero essercene altre nel corso del campionato. Quindi la metà delle squadre di questo girone scontano penalizzazioni. Per il resto mi sembra di poter dire che la classifica rispecchi, salvo un'eccezione in un caso e nell'altro, i valori teorici. Voglio dire che nella parte sinistra della graduatoria ci sono probabilmente le 9 squadre migliori e nella parte destra della classifica ci sono le 9 squadre peggiori. È chiaro che però quando dico questo prevedo delle eccezioni. Ad esempio, io credo che l'Avellino, che sta disputando un torneo più che dignitoso, non abbia i valori strutturali tali da consentirgli di stazionare stabilmente nelle zone alte della graduatoria, anche se, ripeto, è una squadra scorbutica e venerdì potrebbe in qualche modo farci un regalo andando a contrastare il Taranto allo Jacopone. Però non mi sembra quella Irpina una squadra a oggi in grado di lottare al vertice, per vertice intendo i playoff. E dall'altra parte sicuramente il Benevento è in risalita e ha le potenzialità per risalire la china, forse anche per agganciare in extremis il quinto posto, anche se certo il Benevento, reduce da 2 vittorie consecutive dopo il cambio in panchina da Simonelli a Imbriani, veramente non può più permettersi di sbagliare un colpo se vuole riacciuffare in extremis la quinta posizione. Per il resto, ripeto, mi sembra che le squadre migliori siano quelle che adesso stazionano nella parte sinistra della classifica e quelle peggiori siano quelle che stanno dall'altra parte, con la probabile risalita del Benevento, forse ai danni della corregionale Avellino. Io qualche settimana fa avevo immaginato che potesse risalire la china anche la Reggiana, che secondo me ha grande qualità in avanti, ma la Reggiana, che prima di giocare con noi era reduce da 3 vittorie consecutive, adesso ha perso 3 partite consecutive, ha 16 punti. E davvero non credo che possa
sicura. Io penso che possa tranquillamente evitare i play-out, ma che possa risalire verso i play-off non credo. Rispetto alle zone che più ci competono, continuo a pensare che la lotta per il primo posto sia circoscritta a Ternana e Taranto. Sappiamo tutti che l'attuale punto di vantaggio che abbiamo in realtà può essere letto come un più 3, perché la penalizzazione del Taranto, che a quanto pare non verrà ufficializzata prima di Natale, ma probabilmente subito dopo l'Epifania, comunque nei prossimi giorni ci sarà il deferimento, poi l'ufficializzazione della data della discussione di fronte alla disciplinare, ma insomma che sia il 20 dicembre o il 10 gennaio poco cambia, la penalizzazione è certa, cioè non è un fatto soggetto al giudizio della Corte, è automatica la sanzione, un punto per il mancato pagamento degli stipendi, un altro per il mancato pagamento dei contributi, certo, su base trimestrale. Quindi di fatto noi non abbiamo un punto di vantaggio sul Taranto, ma 3. Questo in qualche modo ci conforta. Non credo, francamente, poi chiaramente il campo può smentirmi, come spesso è accaduto in passato, che la Provercelli o le altre inseguitrici possano intromettersi in questa lotta a due fra la Ternana e il Taranto, perché non hanno un organico tale da consentire loro questo tipo di discorso, insomma. E penso che la lotta per i play-off veda appunto coinvolte le squadre che attualmente vanno dal terzo al nono posto, ripeto, forse con il Benevento che potrebbe scalzare in corsa l'Avellino. Allora, entriamo nel tema della partita fra Foggia e Ternana. Leggendo un po' qualche messaggio, no? C'è qualcuno che parla dopo aver visto la partita, magari chi era a Foggia, chi ha visto la sintesi, eccetera, parla di un po' di stanchezza che comincia a fiorare. Io sono un po' un bastian contrario su questo aspetto, nel senso, ieri credo, perlomeno da quello che ho visto io, possiamo dire tutto della partita, degli errori eccetera, ma non che la Ternana non abbia corso o che non abbia avuto la forza di arrivare fino in fondo. Condividi questa analisi mia o sei più magari perché invece chi parla di stanchezza? Chiaro, le forze nervose. C'è da dire anche che Toscana ha utilizzato solo 19 gol in 19 giocatori nell'arco di 16 partite. E il Taranto, per esempio, ne ha utilizzati 25, 24 l'hanno utilizzati, mi sembra, il Benevento e la Provercelli e via dicendo. Quindi, voglio dire, sicuramente ha avuto meno turnover la Ternana. Si può parlare di stanchezza a tuo avviso, Fabio? No, secondo me no. E condivido in pieno la tua analisi, perché anche io ieri ho visto che fino all'ultimo correvamo. Sinceramente è normale che forse abbiamo fatto fin troppo bene a livello atletico e forse magari la gente adesso pensa al calo oppure che il problema sia a livello di stanchezza, però sinceramente, cioè, anche io in campo, che le ho disputate fin qui tutte, non mi sento stanco per niente. Questa è un po' l'impressione mia, non so quella di Lucio qual è stata, di Lucio, di Luca. Assolutamente identica alla vostra. Secondo me a volte abbiamo giocato in maniera stupenda, altre volte benissimo, altre volte benino, altre volte così così, ma sul piano atletico secondo me noi siamo stati in difficoltà per 20 minuti con la Provercelli 8 giorni fa. Per 20 minuti in 16 partite. Che è la squadra che corre di più. Che è la squadra che e che è l'unica che sul piano del dinamismo, del tasso dinamico, sia riuscita a tenere il passo. Anzi, forse per 15-20 minuti nel corso della ripresa domenica scorsa, cioè 8 giorni fa, siamo stati in difficoltà. Ma è anche vero che avevamo Carcuro che aveva rimediato una contusione al costato e Gotti che aveva una distorsione alla caviglia. Quindi, sai, quando due undicesimi faticano a correre, puoi pagare dazio ad una squadra che fa del podismo più che del dinamismo la sua peculiarità migliore. Ma per il resto io non ho visto mai la Ternana in difficoltà, anzi secondo me, poi sai, dal campo queste cose emergono, magari se guardi la partita in TV no, ma penso che i 71 tifosi che erano ieri a Foggia, 73, due non si sa dove siano andati, sono 71 sono entrati in curva, gli altri due vabbè, comunque credo ci fossero, insomma, chi era allo stadio avrà visto che insomma la Ternana nel secondo tempo era nettamente più fresca del Foggia. Una cosa è dire che il Foggia ci ha messo in difficoltà sul piano dell'aggressività, dove per aggressività si intende, certo, anche una serie di interventi ai limiti del regolamento, non sempre sanzionati dall'arbitro. Soprattutto su Nolè, mi sembra, su Nolè era che è stato tartassato, fallo tattico su Nolè, che è stato tartassato e non sempre adeguatamente tutelato. E un'altra cosa dire che ci ha sovrastato sul piano della corsa. Anzi, ripeto, secondo me la Ternana nella ripresa
era in procinto di schiantare il Foggia sul piano dinamico, solo che quando stavamo prendendo il sopravvento abbiamo preso il primo gol, poi sai, sei costretto a risalire la china, subisci il raddoppio, accorci le distanze, un attimo dopo vai sul 3-1 per gli avversari, tutto cambia, ma resta il fatto che loro nei 20 minuti finali non sono letteralmente usciti dalla loro area di rigore, si sono rintanati dietro con la difesa a 5 e davvero non avevano più energie per ripartire. Vorrei far notare, premetto, la sconfitta è giusta e non mi appellerò stasera agli errori arbitrali che pure ci sono stati e sono stati numerosi, però ribadisco, la sconfitta nel complesso è giusta. Detto questo, abbiamo perso contro una squadra che ci è inferiore tecnicamente, ma questo lo capirebbe anche un bambino di 4 anni e lo testimonia la classifica, che secondo me ieri aveva minori energie fisiche di noi, solo che ci ha messo più cattiveria, soprattutto nel corso del primo tempo. Non a caso forse Fabio Pisacane, al termine della partita, nell'intervista concessa a Radio Galileo proprio a me, parlava di fame, e credo anche nell'intervista con anche te, mia, sì, parlava di fame ed umiltà, dice se non torniamo alla nostra fame, alla nostra umiltà, si fa dura la faccenda. Però Fabio, dire che il Foggia abbia corso meno di noi, secondo me, abbia corso più di noi, significa dire una cosa proprio contraria alla verità. No, infatti, la penso anche io come voi, infatti ve l'ho detto anche ieri subito dopo la partita a caldo. È normale che io non dicevo di tornare di nuovo a... perché fortunatamente l'abbiamo avuto solo nella partita di ieri, dopo 13 turni, quell'atteggiamento che guarda caso ci ha fatto fare l'altro passo falso in quel di Monza contro l'Atrizio. Però io non l'ho vista così remissiva la Ternana, sinceramente. Però se ben ti ricordi, anche lì il primo tempo finì 0-0, sì, e il secondo tempo prendemmo due gol. E l'atteggiamento non è che sia stato lo stesso, non penso che... Però guarda caso è successo quello che è successo. Beh, però c'è differenza fra la partita con l'Atrizio. Sicuramente oggi è una Ternana con un'identità, che sa quello che vuole. Magari lì non sapevamo neanche veramente cosa volevamo da questo campionato. È normale che dopo 5 mesi non possiamo essere quelli di Trizium, però è anche vero che io ieri dicevo che se questa squadra deve trovare quelle caratteristiche che ci hanno contraddistinto fino ad oggi, non si può permettere di entrare in campo in punta di piedi, questo è poco ma è sicuro, perché è un campionato difficilissimo e noi abbiamo fatto della nostra forza queste armi e non dobbiamo perdere assolutamente. Ma secondo te quindi ieri sei diventato un po' un punta di piedi in campo? No, però sinceramente io ho rivisto la sintesi e comunque non bisogna di rivedere le immagini per capire che comunque anche nel primo tempo magari cercavamo di giocarla, però la tenevamo più nei piedi, ritardavamo nel passaggio. Di solito fino ad oggi abbiamo visto una Ternana che comunque sia velocizza subito la giocata, attacca gli avversari nell'altra metà campo. Ieri magari era il Foggia che ci veniva a pressare, cosa che noi abbiamo dettato in tutti gli altri campi, dove ovunque siamo stati. Però questo non è successo e è normale che non è l'atteggiamento delle altre gare, sicuramente. Questo è poco ma è sicuro. Prima di sentire Luca, leggo qualche messaggio. Il nostro programma è un po' così, facciamo, interagiamo, sì, anche con la gente che ci sta a vedere. Alessandro Pietrini scrive: ho visto anch'io un po' di stanchezza, ma voglio subito pensare alla prossima partita. Abbiamo parlato di stanchezza, insomma, secondo Fabio e anche secondo noi, vista la partita di ieri, insomma, ci è sembrato che ci fossero stati altri fattori e non certo la stanchezza. Alessandro Anibaldi, buonasera a tutti. Ci può stare dopo 13 risultati utili, ma mica possiamo finire con 102 punti. Giocano anche gli altri e se ieri il Foggia perdeva non usciva dallo stadio. Ora sotto con il Como, anche se mancherà Gotti squalificato. Forza ragazzi. A proposito, ambiente un po' caldo, Foggia ha problemi, no? No. Forse l'arbitro ha avuto dei problemi. Ecco, quindi... Perché nella prima frazione di gioco penso che qualche cartellino lo poteva mettere fuori... Però purtroppo quando ce lo devono dare a noi becchiamo l'arbitro che non fa problemi, quando lo devono dare agli altri... Ma non a caso guardando il rullino di marcia del signor Coccia di San Benedetto del Tronto è estremamente un arbitro, sarà un caso? Forse, è un arbitro che prevalentemente ha visto le squadre di casa vincere. Ma infatti, sembra 4 vittorie pochissime. Quando un arbitro al quinto anno nella Candy C, nelle 44 partite dirette in prima divisione, ha un curriculum che parla, ha un rollino di marcia, insomma, un curriculum che parla di 31 vittorie casalinghe, 9 pareggi e 4 vittorie esterne. 4 su 44 significa, lunga, significa 1 su 11. Nell'arco di 44 partite i numeri cominciano a diventare significativi. Ribadisco, ieri l'arbitro non ha determinato il risultato, però ha arbitrato male.
Voglio partire da un errore che forse ha commesso a nostro favore. Forse ad un'interpretazione fiscale avrebbe potuto espellere Docente, che già ammonito una volta ha colpito volontariamente il pallone con le mani e un'altra volta ha speronato un avversario. Quindi. Per il resto però ha tollerato un sistematico fallo, ma reiterato e iniziato proprio nei primi minuti del primo tempo, ai danni di Nolè. Non ha sanzionato, anche se qui secondo me ha maggiori responsabilità l'assistente che operava sotto la tribuna, ne parlavamo ieri a lungo, sì, durante il viaggio di ritorno, un fallo netto su Di Andà, non mi ricordo chi sia che stato. Che noi durante il ritorno facciamo la domenica sportiva. Allora, sì, sì. Non mi ricordo chi sia stato l'autore del fallo in casa foggiana. Lì il guardaline ha tenuto giù la bandierina, l'arbitro era piuttosto lontano. Cardin. Secondo me lì, intanto il guardaline avrebbe dovuto segnalare il fallo, che era da dietro. Cardin avrebbe dovuto essere ammonito, noi avremmo dovuto soffrire la punizione. Non mi sto arrampicando sugli specchi, ma visto che il gol avversario è arrivato esattamente un minuto dopo, comunque sul ribaltamento d'azione, e quel gol non ci sarebbe stato, perlomeno non in quel momento e con quella dinamica. Cioè tu lì, tu guardaline, alzi la bandierina, richiami l'attenzione dell'arbitro, Cardin viene ammonito, io soffrisco della punizione, intanto quel gol non lo prendo. Senza contare che poi Cardin nel finale, ma eravamo sul 3-1 e probabilmente non sarebbe cambiato nulla, ha commesso un altro fallo plateale, ancora più plateale del precedente, ed è stato ammonito. E lì forse c'era il rosso diretto. Quindi Cardin andava ammonito la prima volta ed espulso con un rosso diretto la seconda, quindi tra un giallo e un rosso se l'è cavata con un giallo. E noi abbiamo beccato gol perché non abbiamo soffrito di una punizione. Ribadisco a chi dice che io attacco sempre gli arbitri, che non sto dicendo che abbiamo perso per colpa dell'arbitro, non mi voglio attaccare a questo, ma la direzione arbitrale è stata inadeguata. Ho iniziato dicendo che forse avrebbe potuto espellere Docente per somma di ammonizioni, però ha arbitrato male, ha commesso 7-8 errori, secondo me 5-6 contro di noi e 2-3 contro il Foggia. Io personalmente, anche se qualche amico non è d'accordo, fatico a tollerare una direzione arbitrale di un quinto anno costellata da 7-8 errori in 95 minuti. Poi c'è chi dice che gli errori arbitrali fanno parte fisiologicamente del calcio, ma io non la penso così. Allora, esistono dei valori anche nel calcio, quindi se è un quinto anno si comporta in questo modo, probabilmente è il caso che la domenica... Non ha la personalità giusta. Vuol dire, se 44 partite, solo, è possibile che tutte a lui capitano le partite in cui la squadra che viaggia soccombe rispetto alla squadra di casa. Che poi nelle valutazioni sui falli non ha fatto cose clamorose. Però è nella distribuzione, nelle sanzioni disciplinari che è venuto meno, no? Ma anche io non voglio appellarmi alla sconfitta dicendo che sia stato l'arbitro, perché non esiste, perché ieri comunque c'è stata un'altra Ternana e questo ce l'abbiamo detto. È normale che a vedere la partita è un arbitro che non ha la personalità, secondo me non ha la personalità per arbitrare in un campo come Foggia, in un Foggia Ternana, questo di sicuro. Ed è un quinto anno, quindi se non ce l'ha adesso non ce l'avrà mai più. Poi Raffaele Cecchi scrive: incidenti di percorso, anche nel 91 perdemmo 3-1 contro una delle più scarse del campionato, il Licata, poi trionfammo, dagli fere. Un ex giocatore della Ternana che scrive: Vincenzo Laura Aurino, il campionato è lungo, già i ragazzi stanno facendo un'ottima stagione, hanno riportato entusiasmo a Terni dopo tante annate balorde, quindi con fiducia vorrei rivedere le fere in B, dove è giusto che sia. Forza Ternana. Nicola, salutiamo Vincenzo Aurino. Nicola Angione scrive: ciao Ivano, vorrei solo ricordare che una sconfitta dopo 13 risultati consecutivi è, a mio modo di vedere, quasi fisiologica. Ciò che mi ha dato molto fastidio però è l'atteggiamento di alcuni nostri concittadini che già cominciano a recitare il De Profundis della Ternana dopo anni e anni di sofferenza e squadre costruite a casaccio. È veramente esagerato lamentarsi ora. L'unica cosa che mi sento di dire è che bisogna continuare a sostenere e a far sentire il loro calore ai ragazzi di Mister Toscano. I risultati non tarderanno a tornare. Tra altre cose, vabbè, c'è sempre un po' il bastian contrario in tutte le piazze, in tutte le situazioni, parli di politica, parli di sport, parli di spettacolo, concerti e via, trovi sempre quello che la pensa in maniera diversa. L'importante è che sia anche la propria opinione sia onesta e intellettualmente onesta, perché altrimenti diventa un gioco antipatico sicuramente. Comunque mi sembra che anche ieri sera vi abbiano, nonostante la sconfitta, diciamo c'è stata gente, poi magari la facciamo vedere il video della gente che vi ha accolto al ritorno proprio nei pressi, no, del garden. Se poi magari togliamo l'audio mentre ci risponde
Fabio, facciamo vedere anche il video che ci ha costato Marco Barcarotti, quindi possiamo vedere quello che effettivamente è accaduto ieri sera al ritorno della squadra da Foggia. Mi sembra che la squadra sia tornata intorno a mezzanotte, credo. Sì, mezzanotte 10, mezzanotte e un quarto. Togliamo l'audio magari. Sicuramente anche ieri sono stati... Lo dovrei togliere io, ma mi sono sbagliato. Ecco qua, vediamo solo le immagini. Sicuramente anche ieri sono stati encomiabili, perché anche ieri hanno dimostrato il loro calore verso la loro squadra del cuore. Normale che perdere 3-1 non fa piacere a nessuno, però loro hanno trovato il coraggio e la passione per manifestare ancora la voglia di tornare ad urlare per questa maglia. Senti, qualcuno è rimasto impressionato da... Ma io penso che sia normale, invece di essere magari piacevolmente sorpresi da questo punto di vista, qualcuno ha sottolineato un po' le fasce, le vostre facce, i vostri visi, diciamo, molto rattristati per quello che era il risultato, quasi come se avvertissero in questo comportamento, diciamo, un segno di rassegnazione. Non credo proprio che sia questo, Fabio, no? No, non è questo, è normale, come dicevi prima, c'è qualcuno che vuole pensare sempre la cosa negativa. Io ero uno di quelli che ero in viso rattristato come tutti i miei compagni, ma non perché c'era una sorta di rassegnazione, ma solo per il fatto che c'erano tante persone lì ad aspettarci, e magari avremmo voluto farle aspettare magari in modo positivo. Ed era solo un rammarico da parte nostra non averli potuti accontentare, ecco, tutto qua. Luca, noi sapevamo che ci sarebbero stati ad attenderli, insomma l'aria è cambiata, anche se si perde, mi sembra che ci sia questo feeling con la squadra, che è un feeling, un'atmosfera sicuramente positiva. E scrivevo questa mattina, riflessioni sì, ma drammi no, ovvero si è creato questo bel clima, è stata persa una battaglia, non la guerra, insomma non drammatizziamo, non facciamoci male più del dovuto con insensate polemiche o con insensate, tra virgolette, accuse. Sì, ma io credo che intanto gli applausi dei 71 tifosi che erano ieri allo Zaccheria in curva, l'accoglienza che è stata... Voglio riservata... Dire, sono immagini amatoriali, certo. Girate da Marco Barcarotti. L'accoglienza riservata alla squadra al suo ritorno al Garden a mezzanotte è abbondante, ma anche il tono della maggior parte dei messaggi che stai leggendo, degli amici internauti sulla tua pagina di Facebook, insomma, possano testimoniare che nelle grandi linee la gente al 90% ha accolto nel modo giusto questa sconfitta, con un pizzico di rammarico, come è ovvio e inevitabile che sia, quel rammarico che accomuna anche noi, perché, ma non per la sconfitta in sé, ma per come è maturata, no? Che, ripeto, abbiamo perso in maniera per certi versi meritata, ma sicuramente rocambolesca, contro una squadra che c'è inferiore e che a fine anno avrà meno 20 punti meno di noi. Cioè, torniamo in studio, Dario. Io non so se arriveremo primi, credo proprio di sì, ne sono profondamente convinto, ma di sicuro il Foggia finirà una ventina di punti sotto di noi. Però nel calcio ci sta, ieri è successo di tutto e di più, del resto abbiamo sbagliato anche e soprattutto in relazione a errori individuali di giocatori che finora mai avevano sbagliato alcunché. Però, ripeto, la reazione della piazza, della tifoseria, mi sembra molto serena, molto composta, molto consapevole. Sì, in linea di massima, ripeto, salvo qualche rara eccezione. C'è sempre qualche rara eccezione, probabilmente è bene non considerarli nemmeno, insomma, dargli il giusto peso. Però il grosso della tifoseria mi sembra che abbia reagito nel migliore dei modi. Marco Iapadre scrive: nulla è cambiato e soprattutto nulla è compromesso, siamo meritatamente primi in classifica oggi e ne sono sicuro saremo primi in classifica a fine campionato, dimostrando di meritarlo anche nelle prossime 18 gare. Marco, che non a caso è un mio caro amico, pensa esattamente quello che penso io, quindi ha fatto un intervento secondo me condivisibile alla lettera. Stefano Marinelli: ciao Ivano, ieri ero a Foggia e il clima era veramente pesante, ci può stare di perdere dopo tanto tempo in una situazione del genere, molti tifosi hanno dimostrato maturità aspettando la squadra al Garden nonostante l'inattesa sconfitta, ora mi auguro che non ci sia una caccia alle streghe che non sta in piedi. Evidentemente se qualcuno
paventa questa ipotesi e qualche cosa è trapelato, insomma. Ora mi auguro che non ci sia una caccia alle streghe che non sta in piedi. Ad agosto, se ci dicevano che dopo 16 partite avevamo 34 punti, firmavamo tutti con il sangue. Saluti a te e agli ospiti in studio, Forza Fere. E se l'avessero detto a te ad agosto che la Ternana alla fine di andata, a una giornata, alla fine del giorno di andata, avrebbe avuto 34 punti, che quale sarebbe stata la tua considerazione? Ci avrei creduto, sì. Hai creduto subito in questo? Io ho creduto subito, se non avrei accettato di venire a Terni, perché io sono uno che mi piace lottare per vincere, non per perdere. Poi è normale, ci sta anche di perdere, però mi piace lottare sempre per vincere. Però ho visto negli occhi del mister, in una telefonata col mister, parlando col direttore, tutte le sensazioni che ho avuto attorno alla squadra erano positive. Comunque la Ternana quest'anno ha preso dei giocatori importanti e poteva benissimo recitare un ruolo di come quello che sta recitando. Tra le altre cose, Fabio, non era facile, perché tu giustamente dici una squadra con compagni di squadra validi, però dobbiamo dire che Toscano si è trovato a lavorare fino a metà settembre, immagino, adesso non ricordo di preciso la data, ma con metà degli elementi, metà della rosa fino a metà agosto. Secondo me questa non è stata né colpa sua. No, mica perché non è stato, è stato ancora più alto. Voglio dire, è stato un lavoro ancora più che deve essere ancora più elogiato, perché anche la società, che fino al 4 agosto non sapeva ancora che campionato disputare, comunque penso che alla fine gli acquisti che ha fatto li ha fatti mirati, cercando di non sbagliare niente. Penso che ad oggi non si può recriminare nulla. Facciamo uno stop pubblicitario, poi torneremo insieme per vediamo le immagini e ritorniamo a parlare della partita. Quindi la linea passa a Dario Brighi per la pubblicità. Hai mai prenotato le tue vacanze sotto l'ombrellone? E allora cosa aspetti? Corri alla Playa del Rio. Playa del Rio, la tua agenzia di viaggi. Vieni in un ambiente giovane e frizzante, pronto ad esaudire tutta la tua voglia di vacanza con la qualità dei migliori tour operator, quali Costa Crociere, MSC, Eden Viaggi, Vera Tour e tanti altri ancora. La Playa del Rio offre inoltre servizi di biglietteria aerea e navale, ottenimento visti turistici, viaggi di gruppo, last minute, liste di nozze. La Playa del Rio è sita in via del Rivo 155 a Terni. Info 0744 30 69 21. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. A Terni, Silca Petrolio a gasolio autotrazione agricolo e riscaldamento, Silca Petrolio a gas GPL per uso riscaldamento industriale, Silca Petrolio per fornitura di gas in serbatoio in mini reti a contatore, per comuni, residence e comunità. Per preventive informazioni 0744 300 200. Il piacere dei sapori genuini di un tempo avvolto dal calore di un focolare sempre vivo che ci accompagna anche durante le festività. Tutto questo è Alfio, la trattoria moderna che dal 1966 soddisfa i gusti di tutti i ternani nel rispetto della nostra tradizione culinaria. Carciofi fritti, coratella d'agnello, ciriola alla ternana e specialità di carne alla brace abbinate con corposi e profumati vini locali conservati nella nuovissima cantina a vista della sala superiore. Da Alfio le famiglie sono sempre benvenute, il fantasioso Baby Meal è perfetto per i più piccoli. Cosa aspetti a concederti una pausa gustosa? Alfio Trattoria Moderna è aperta tutti i giorni nel cuore della città, in via Galilei numero 4. Dal 1973 Cosp Tecnoservice ha maturato esperienza e professionalità tali da farne una delle prime realtà italiane nel settore dei servizi integrati. Affidabilità, coraggio e lungimiranza di donne e uomini che hanno costruito questa azienda hanno consentito di superare i confini dell'Umbria. Oggi Cosp gestisce 250 cantieri in 10 regioni. Abbiamo compiuto un percorso di sviluppo tenendo sempre ben presenti le dimensioni sociali ed etiche del fare impresa. Il fattore umano è la risorsa determinante per il futuro della nostra azienda, chiamata ad affrontare sfide impegnative. Ovunque e sempre, con tutta la voglia e le energie di chi vuole crescere e migliorare, puntando sulla qualità del fare sviluppo.
Autoplus vi invita alla grande festa dell'usato, oltre 200 auto scontate fino al 30% sulle quotazioni di 4 ruote. Garanzia fino a 24 mesi e finanziamenti a tasso zero. Inoltre paghiamo in contanti il tuo usato e se vuoi riacquistiamo l'auto entro un anno. Autoplus, l'occasione delle occasioni. Via Benucci a Maratta. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 9160 166. Vita Group SPA. Ciao, sono Mauro. Nonostante l'età, anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Giada. Vieni a lavorare con noi. Ciao, sono Laura. Io ho trovato lavoro. Ciao, sono Chicca e anch'io, nonostante la crisi, ho fortunatamente trovato lavoro. Ciao a tutti, sono Alessandro, vieni a lavorare con noi. Sono Marco e finalmente ho trovato lavoro. Ciao, sono Ilaria e finalmente ho trovato lavoro. Ciao, sono Marina, vieni a lavorare con noi. Ciao, sono Marco, ho 40 anni, vieni anche tu a lavorare con noi. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 9160 166. Vita Group SPA. Sono Stefano Ambrosi, anche tu vieni a lavorare con me. Frank Shop a Terni in via Chiacci 8 dietro l'ex Mercato Coperto. Idea regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche. Borse Disney, gadget della Ternana e delle principali squadre italiane. Felpe Disney, SpongeBob, Puffy, Simpson, Mario Bros, Duff, Batman, Superman, Diabolic, Ceres, Joker, Capitan America per bambini a partire dalla taglia 2 anni e per adulti fino alla taglia XXL. Frank Shop vi aspetta. A Natale regala e regalati il libro di Ivano Mari, Gentili amici all'ascolto. 25 anni di aneddoti, curiosità, gioie e delusioni al seguito della Ternana. Gentili amici all'ascolto è un'iniziativa delle edizioni Galileo, in vendita nelle librerie della città. Bene, torniamo insieme e parliamo di Foggia Ternana. Iniziamo con l'aspetto tattico della partita stessa. Mentre la regia praticamente ci prepara le due pagine, vi leggo due messaggi, tanto mi avvantaggio. A Maurizio Bonifazzi credo che abbiamo già risposto, perché Maurizio avanza un po' l'ipotesi dicendo che la Ternana era un po' sulle gambe ieri. A noi sinceramente non ha dato questo effetto, abbiamo sentito anche Fabio Pisacane. Quello che afferma Maurizio Bonifazi, ovvero dice siamo scesi a Foggia in un momento sbagliato, effettivamente è così, perché abbiamo trovato un ambiente troppo carico, troppo diciamo propenso a giocare la squadra, a giocare con il sangue agli occhi pur di fermare la capolista e guadagnare punti per la propria classifica. Effettivamente l'avevano anche contestato durante la settimana, quindi era una partitaccia quella di ieri sicuramente. Poi se questo poi scrive Bonifazi, se Luca confermerà sicuramente questo periodo per le squadre di Toscano non è mai brillantissimo, non so se puoi confermarlo o meno, questo io non so dirtelo, anche se esistono delle statistiche, però non lo consultate. Un ultimo sforzo contro il Como e poi giù con la sosta e il richiamo della preparazione. Massimo Celli sempre sullo stesso tema del calo fisico, ma l'abbiamo direi parlato in generale prima, dice che però si augura che si passi indenne la prossima con il Como e poi durante la sosta si possano ricaricare a dovere le pile, forza ragazzi. Dice anche Massimo Celi, la Ternana di ieri troppo brutta per essere vera, una giornataccia può capitare a tutti, però insomma sinceramente io così brutta la Ternana era quella di Monza contro la Trizium, tanto brutta insomma ieri
non è stata una bella partita. Per essere una bella partita devi giocare in due, anche l'altra squadra deve, diciamo, impostare, credere in una impostare una partita che possa essere piacevole. Non era il caso della partita di ieri, ieri si giocava con il sangue agli occhi, soprattutto da parte del Foggia. Daniele Rompietti: ho notato che c'è il partito dei catastrofisti che dopo questa sconfitta si stanno ricredendo sulle qualità delle fere, e c'è il partito dei semi-catastrofisti che pensano che la prossima partita con il Como sia decisiva per il nostro futuro. Il campionato è lungo, la Ternana c'è e di questo ne sono sicuri. Caro Ivano, scrive Marco Minestrini, ma perché noi ternani abbiamo questo carattere? Perdonami il francesismo. Vabbè, di un carattere, insomma, come possiamo definirlo? Vabbè, la parola che fa da discutibile. Discutibile. Come si può passare dalle stelle alle stalle in 90 minuti? Ma zio Lepre, stiamo calmi e soprattutto domenica tutti alliberati, più carichi che mai. Allora, andiamo a vedere come hanno giocato le due squadre nel corso dei 96-97 minuti. Luca, andiamo con la prima, e poi Fabio magari ci dirà se la nostra interpretazione è giusta o meno. La Ternana ha giocato come sempre in questo campionato con il consueto 3-4-3, giustamente credo mister Toscano ha dato spazio dall'inizio a chi si era allenato regolarmente in settimana, quindi De Giosa e non Ferraro in difesa, Miglietta e non Carcuro in mezzo al campo. Modulo tattico abituale e scontato. Era anche abbastanza prevedibile che il Foggia avrebbe giocato col 4-4-2 che Stringara aveva provato in allenamento da mercoledì in poi. Non c'era Frigerio, ma c'erano Cardini e Tomi a sinistra, c'era l'accoppiata Traoré Molina dall'altra parte. Traoré, questo ragazzo della Guinea, reattivo, interessante. I due centrali difensivi, Coletti e Gigliotti. Coletti tra l'altro ha dimostrato che quando sei un giocatore di calcio vero ti puoi adattare anche in un ruolo non tuo, perché ha sempre fatto il mediano. Tra l'altro all'inizio della partita è stato accolto, diciamo, in maniera abbastanza polemica da una frangia della tifoseria rossonera per vecchie ruggini, però insomma ha fatto la sua parte. Mi aspettavo di più dai due centrali Meduri e Perpetuini, io mi ricordavo un altro Perpetuini qualche anno fa in via Crotone. Sì. Infatti il Foggia a livello di organizzazione e di sviluppo della manovra proprio assolutamente inesistente. Davanti Tiboni, che è stato letteralmente torturato dai tifosi di casa che lo beccavano ad ogni passaggio, e secondo me invece ha giocato una partita normale, e accanto a lui a Goderin abbastanza evanescente invece. Però insomma una squadra di podisti, è paradossale, ne parlavo prima con Fabio, che Tomi, altro elemento nel mirino della contestazione, ieri abbia toccato due palloni nel contesto di una partita anonima, ma abbia messo lo zampino nel primo e nel terzo gol del Foggia. Però ecco, tatticamente come previsto 4-4-2 nel Foggia e come sempre 3-4-3 nella Ternana. Vediamo la seconda schermata, perché nel corso della partita, con le sostituzioni e con l'andamento del risultato che è variato, le cose sono mutate. Beh, nella Ternana c'è stato il doppio cambio al 25esimo. Tra l'altro ieri per la seconda volta in questo campionato mister Toscano ha fatto ricorso a due delle tre sostituzioni a sua disposizione. Se le ha giocate contemporaneamente, quando a metà ripresa Carcuro ha rimpiazzato Miglietta a centrocampo, mentre Ferraro ha rimpiazzato De Giosa in difesa. Siamo passati al 4-3-3, Ferraro terzino destro, Gotti terzino sinistro, almeno in teoria, visto che secondo me nell'azione del terzo gol del Foggia Gotti era troppo alto e troppo largo. Comunque, Fazio e Pisacane i due centrali, Secas è diventato il centrale di centrocampo, con Diandà centro-sinistra, Carcuro centro-destra. A proposito, a mio avviso Diandà insieme a Pisacane e al Nolè dell'ultima mezz'ora migliore sulla sponda rossoverde, davvero molto bravo di andare, e in avanti, come in avvio di gara, Nolè, Docente, Sinigaglia da destra a sinistra. Un 4-3-3 che a mio avviso ha funzionato benino, anche se, ripeto, in occasione del terzo gol del Foggia, Gotti era troppo alto e troppo largo, ha costretto Fabio Pisacane ad andare ad aggredire alto il portatore di palla, e quindi sul passaggio di quest'ultimo per Cruz siamo rimasti tagliati fuori. Se Gotti fosse stato più basso e più stretto, probabilmente questo non sarebbe avvenuto. Invece il Foggia, questo dopo il 2-0, questo tipo di schieramento. Dopo, certo. Invece il Foggia nel finale, nel quarto d'ora finale, ha difeso con il 5-4-1, perché è uscito
Beh, prima Cruz aveva sostituito, purtroppo per noi, Tiboni, e Cruz è entrato in partita in maniera devastante, realizzando due gol di pregevole fattura nel giro di 7 minuti, ma comunque anche attuando un altro paio di iniziative interessanti. Parentesi, Cruz segna pochissimo, però contro di noi ha sempre giocato bene, me lo ricordo anche un paio d'anni fa in Cavese Ternana. È entrato Cruz al posto di Tiboni, ma di fatto è cambiata la punta centrale. Poi nel finale Cortesi ha preso il posto di Molina, che aveva sbloccato il risultato, ma anche in questo caso un tornante destro per un tornante destro, quindi nulla di modificato a livello tattico. La vera novità è arrivata quando è uscito Agodirin, cioè l'attaccante di movimento, ed è entrato Lanzoni, che è andato a fare il terzo centrale, quindi Foggia ha difeso con 3 centrali, Coletti, Gigliotti e Lanzoni, i 2 dei terzini tra Orè e Cardin, e poi i 4 di centrocampo e Cruz isolato in avanti. Ma voglio dire, abbastanza logico per una squadra che era in vantaggio e che era in difficoltà sul piano atletico, il Foggia, non la Ternana, difendere con il 5-4-1. Fabio, condividi queste interpretazioni della partita nelle due fasi? Condivido in pieno l'analisi fatta da Luca. Perfetto. Allora, possiamo chiudere anche questa parentesi, passiamo a un'altra parentesi, quella dell'analisi della la partita. Vediamoci un attimo la sintesi e poi la commentiamo proprio con Fabio, per sentire, al di là del... Ma avevi avuto sentore, un po' un approccio un po' morbido a tuo avviso? Qui c'è... dobbiamo chiamare anche Giulio Forte, che vedete inquadrato con... Bibbo in curva, ti dicevo, l'approccio è stato quello giusto? Ma ci siamo riscaldati come spesso facciamo, carichi, sperando di fare una grande partita, di partire subito forti, però ieri non è successo. Perché in fase di riscaldamento l'hanno dato effettivamente intenso. Sì, eravamo molto vivi e, come ti dicevo prima, volevamo partire forti. Poi è iniziata la partita, come dicevo prima, loro ci sono venuti ad aggredire alti, hanno fatto qualche entrata di troppo, hanno dimostrato di avere più cattiveria, non ci permettevano di giocare come facciamo di solito, però è normale che dall'altra parte non c'era la solita terra. Vi siete intimoriti? No, intimoriti no, però comunque sia, non lo so, potevamo fare anche qualche entrata di più. Ho capito. Sta per iniziare la partita. Luca, anche tu, se vuoi interloquire sempre sulla partita con Fabio, visto che abbiamo questa opportunità questa sera, gentilmente si è messo a nostra disposizione. Abbiamo visto un gruppo di ultra del Foggia, vecchio regime, che era in gradinata, che ha sostenuto la squadra dal primo al 90°. Invece il gruppo principale degli ultra foggiani, quello nella curva alla destra della telecamera, della tribuna stampa, era in aperta contestazione, infatti aveva lasciato praticamente vuoto il proprio settore centrale della curva, contestava squadra e società con cori ostili e striscioni espliciti, e anche con un reiterato scoppio di petardi che immagino domani procureranno al Foggia una multa salata. Qui uno splendido spunto di Diandà, questa è una vera palla gol, bravissimo Gigliotti in scivolata, purtroppo per noi, ad arpionare il pallone e ad anticipare Nolè. Qui c'è la seconda vera opportunità dell'incontro, quindi... La sintesi dimostra che l'unica squadra che si sia resa pericolosa nel primo tempo è stata la Ternana. Purtroppo qui Nolè, dopo essersi accentrato, ha servito troppo in profondità Miglietta, che infatti si è rammaricato apertamente. L'unica iniziativa, sottolineo l'unica, nel primo tempo del Foggia è questa, con questo bel anticipo di De Giosa su un attaccante avversario. Con un po' di mestiere anche, secondo sì, me. Sì, sì, sì. E poi Gotti porta via il pallone e viene messo a terra da un avversario. In pratica il Foggia si è visto solo lì in avanti, poi qui, ma c'era una posizione di fuorigioco, quindi voglio dire, noi abbiamo avuto 2 palle gol nitide con l'uomo davanti al portiere, loro hanno avuto questa sola replica. Dopo l'intervallo siamo ripartiti subito bene, perché dopo 1 minuto e mezzo c'è stata quest'altra iniziativa di Diandà, ma Coletti purtroppo per noi è stato bravo nell'anticipare Sinigaglia, e poi c'è stato questo cross, la testa di Agodirin. Qui Ambrosi forse, sicuramente, non è uscito in maniera tempestiva, e qui arriva il gol che sblocca il risultato e in qualche modo cambia l'inerzia della gara, questa azione prolungata, il cross a Godrin che controlla, Fazio che contende un pallone aereo ad un avversario, lo scarico su Tomi che calcia di sinistro, conclusione centrale neanche troppo violenta, Ambrosi sbaglia, è oggettivo,
il tempo di reazione è un po' lungo. Sbaglia perché non trattiene il pallone e poi non è abbastanza rapido nell'andarla a riprendere. Si oppone bene alla prima conclusione di Agodirin, nulla può sulla successiva di Molina, ma l'errore del nostro portiere ovviamente è antecedente di qualche secondo e consiste nel non aver bloccato un pallone, una conclusione a mio avviso banale. Qui un grande spunto di Nolè che però poi va a calciare di destro, forse avrebbe potuto avanzare ancora, ma ripeto, queste cose le diciamo stando comodamente seduti in poltrona. Poi questo colpo di testa sul cross di Gotti, di Fazio che termina fuori, qui il 2-0, Fazio commette il primo errore del campionato, si lascia sfuggire Cruz, che fredda in uscita l'incolpevole nella circostanza Ambrosi. Aveva una varietà di scelta, di soluzioni possibili. Sì, beh, c'è anche da dire che Fazio, una volta che è stato scavalcato in velocità, ha palesemente rinunciato all'intervento perché memore di essere ammonito sarebbe stato sicuramente espulso. Qui c'è il 2-1 di Pisacane su una bella iniziativa di Nolè, vedete la grinta di Fabio. E qui abbiamo tutti creduto, guardando il cronometro, eravamo al 28esimo della ripresa, 17 euro più recupero, abbiamo pensato questa partita la possiamo riprendere, anche perché, ripeto, il Foggia era palesemente in difficoltà. C'è stato questo errore di Segas che francamente dal campo mi era sembrato più grave, ma in realtà ha perso una palla anche perché gli era stata servita corta. Anche a me è sembrato più grave. E qui, ecco, c'è stato anche bravo Cruz, gliel'ha messa proprio fra palo e portiere. Sì, sì, no, bravo Cruz, bravo anche Tomi nel servirlo, però ripeto, io credo, mi posso sbagliare, che se Gotti avesse tenuto in maniera più appropriata la posizione, Fabio Pisacane avrebbe rinculato e Cruz al tiro non ci sarebbe andato. Però ripeto, anche questo lo sto dicendo 24 ore dopo, anzi no, 24 ore, 30 ore dopo, e sono comodamente seduto in poltrona, mi rendo conto che in campo le cose sono un po' diverse. Però è anche vero che le dobbiamo analizzare, quindi le analizziamo a sangue freddo e seduti alla scrivania. C'è stato questo cross, nel quarto d'ora finale solo Ternana in campo, quindi devo dire anche sul piano dell'orgoglio e della convinzione, pur sotto di due gol non abbiamo mai mollato, il Foggia si è limitato a difendersi passivamente, non mi sembra che sia mai ripartito in contropiede, una volta hanno tenuto palla 2-3 minuti nei pressi della bandierina del corner, ma insomma non si sono mai riaffacciati dalle parti di Ambrosi, siamo riusciti a perdere e ripeto, il risultato ci può anche stare, per come sono andate le cose, concedendo al Foggia tre tiri che si sono tramutati in altrettanti gol. Poi in occasione del primo gol la conclusione è stata triplice, ma insomma tre tiri, tre gol. Per il resto Ambrosi non ha sporcato i guantoni. Possiamo dire, Fabio, paradossalmente, rivedendo anche le immagini, che nella frazione di gioco in cui la Ternana è sembrata più viva, più vivace, e diciamo ha subito quei gol che poi hanno determinato il risultato finale. Sì, sì, si può dire sicuramente. È normale che... Come diceva Luca, abbiamo preso tre tiri e tre gol. Questo a me come difensore, ma penso come ai miei compagni, ci dispiace tantissimo. Perché comunque venivamo da cinque partite che non subivamo gol e prenderne tre, che sono quasi la metà dei gol presi in 15 partite, fa male. Però ci sono anche queste partite, bisogna lavorare ancora di più per cercare di capire come mai è successo questo e farne tesoro degli errori fatti. Senti, il secondo tempo, vabbè, primo tempo maturato 0-0, risultato a fine del primo tempo, siete rientrati in campo proprio per, a parte che è la metà della Ternana mi sembra quella, proprio per sbloccare il risultato, cioè negli spogliatoi che vi siete detti al primo e secondo tempo, o meglio Toscano che vi ha detto, se è possibile saperlo. Ci ha detto di cercare, a vincere la partita, di cercare di vincere la partita e che solo noi potevamo far prendere coraggio al Foggia. Infatti nei 10 minuti prima che finisse il primo tempo loro si erano caricati alla grande perché avevano fatto due spunti dove anche il pubblico si era un po' acceso. E niente, noi siamo entrati in campo cercando di attaccarli subito. Ci siamo anche riusciti perché Raffaele Nolè ha dato subito una palla interessantissima a Diandà. Diandà l'ha messa in mezzo e siamo stati sfortunati in quella situazione che la palla non è arrivata, se non vado errato, a Sinigaglia. Niente, poi abbiamo preso quel gol sinceramente dove non ce l'aspettavamo. Poi abbiamo preso subito il secondo e a
accorciando le distanze, pensavamo di riuscire a pareggiarla, però il 3-1 poi ci ha tagliato letteralmente le gambe. Qui se non era da questa, leggermente più corta per la biglietta, sia proprio un'occasione non clamorosa di più. Di più, sì. Dobbiamo sottolineare. Miglietta si era proprio proposto bene. Non riesco a capire come non sia arrivata la palla a Chris. Effettivamente non era nemmeno facile, non era nemmeno difficile, perché era libero sia Nolè che Miglietta, tra le altre cose. Ecco, probabilmente l'interpretazione, se vogliamo, è stata un po' non sufficientemente positiva. Ovvero, si conosceva l'ambiente, si conosceva lo stato di contestazione della tifoseria nei confronti della squadra del Foggia. Probabilmente l'Atenato doveva essere più convinta nel primo tempo, perché effettivamente passando in vantaggio sarebbe venuto giù lo Zaccheria, sicuramente la situazione sarebbe stata ancora più difficile per il Foggia. Infatti un'altra cosa che mi viene di dire è quella che non condivido, è quella che qualcuno dice che siamo andati a Foggia nel momento peggiore. Io invece dico che era proprio il momento giusto per stroncare subito l'avversario, perché comunque sia, se noi facciamo gol con Miglietta, penso che li massacriamo, perché anche loro per trovare la reazione avrebbero fatto fatica, perché il pubblico sarebbe venuto dalla nostra parte. Però purtroppo questo non è successo e niente. Noi, tra le altre cose, raccontiamo questo aneddoto, no? Prima della partita, dietro di noi avevamo due colleghi che conosciamo benissimo, si stava parlando, soprattutto Luca. Io iniziavo allora la radiocronaca, quindi, però ci dicevano: ve ne accorgerete che tipo di squadra abbiamo messo su, che squadra ridicola che abbiamo. In sintesi, erano queste le parole che venivano pronunciate, Luca, no? Sì. E intanto allora, mentre scorrono le immagini, magari ci leggiamo altri 4-5 messaggi, mentre scorrono le immagini, e poi ritorneremo a parlare della partita, chissà che non ci danno qualche spunto anche gli amici. Comunque una volta tanto bisogna anche rendere merito ai valori avversari, e mi riferisco insomma al fatto che davvero Cruz nel secondo e nel terzo gol è stato veramente bravo, perché in occasione del secondo gol ha resistito alla carica di Fazio, l'ha superato in velocità, è stato freddo nello scavalcare in uscita Ambrosi, e poi anche nel terzo gol, insomma, l'attaccante ex Cavese secondo me ha fatto veramente due pezzi di bravura. Qui è stato molto bravo nell'andare a raccogliere il lancio di Tomi, nel piazzarlo sul primo palo, solo, eh. Sì, però è stato bravo. Io però continuo a dire che lì mi chiedo dove fosse Gotti, lo dico senza alcuna vis polemica, ci mancherebbe altro, però io continuo a pensare, non lo faccio dire a Fabio, lo dico io, che se Gotti lì sta basso e stretto, cioè dove deve stare, Pisacane rincula e non è che non prendiamo gol, Cruz non arriva al tiro, secondo me, poi dopo magari mi posso sbagliare. No, sicuramente hai analizzato bene anche l'azione del terzo gol, è normale che ci sono 3-4 errori. Dove purtroppo quando si subisce gol l'errore nasce sempre a monte, però si poteva evitare alla grande quel gol, però ormai l'abbiamo preso Ma tanto so che voi li rianalizzate in settimana più volte, no? Il sì, DVD, sì, sì, i gol, quindi probabilmente sul secondo invece Fazio voleva girare verso sinistra Cruz, non ho capito, probabilmente penso, non... lì forse avrebbe potuto limitarsi a fare una cosa più semplice, allungarla dietro, no? O dietro o in fallo laterale. Sì, forse lui in quel momento pensava di essere in vantaggio sull'attaccante, però Cruz è stato anche veloce in quell'occasione, e nel momento in cui è riuscito a superarlo, lui ha avuto anche, secondo me, paura di far fallo, perché essendo ammonito era già poteva essere espulso. Certo. Sì, e questo l'abbiamo detto subito. E nel terzo gol Cruz è stato astuto, o direi intelligente, perché secondo me Ambrosi si aspettava, che è incolpevole sul terzo gol come sul secondo, si aspettavano un diagonale incrociare, e invece lui l'ha messa sul primo palo. Sì, sono molto bravo a metterla nell'angolino. Bravo. Allora, Raffaele Testa dice: un vero e proprio idolo della curva. Naturalmente parla di Fabio Pisacane. A Terni un difensore così era tanto che non si vedeva.
per non parlare dell'atteggiamento e del carattere che mostra in campo e fuori, idolo indiscusso. Spero possa rimanere a Terni a lungo, perché può darci tanto, ma non immagina nemmeno quanto possiamo dargli noi. Avanti, Fera. Quindi ti hanno definito già Fera, oltre che idolo. Insomma, qui si augurano che tu possa rimanere a lungo a Terni. Ti trovi bene a Terni? Sì, io mi trovo benissimo a Terni. Sono veramente contento di questa scelta che ho fatto. Al di là della piazza, che comunque tutti sanno, Terni tifosi, cosa ti possono dare. Però anche il rapportarmi con la gente mi dà molta serenità. Luciano Faustini, ciao Ivano, ciao Ivano, Luca e non so chi altro c'è. A Fabio Pisacane, in questi momenti si vede se tutto l'ambiente è maturo per il salto di categoria. L'accoglienza di ieri notte a Terni e l'applauso in curva a Foggia stanno a dimostrare che noi tifosi abbiamo capito e vi siamo vicini. Mi raccomando a voi di non subire un'ansia da prestazione dopo questa battuta d'arresto. Non siete marziani, come dice Ivano, ma uomini con gli attributi. Cioè, io dicevo, c'è stata una sconfitta di sera, proprio dicevo, Faustini, Luciano, dicevo, è chiaro che una squadra anche dopo 13 risultati utili consecutivi può anche perdere, sono giocatori fatti di carne e ossa, non è che sono marziani, ci sta anche di perdere, giustamente. E mi ricorda appunto questa frase Luciano Faustini. E dice, mi raccomando a voi di non subire un'ansia da prestazione dopo questa battuta d'arresto, non siete marziani come dice Ivano, ma uomini con gli attributi, per cui sotto con il Como e dimenticate in fretta Foggia. Fabio, non lasciarci mai. Dice, dimenticate in fretta Foggia. Quanto è facile o quanto è difficile dimenticare Foggia, Fabio? So che tu non vedi l'ora di ricominciare a prepararti domani. Sì, infatti, non vedo l'ora che si inizia la settimana, perché comunque sia è facilissimo cancellare questa prestazione, perché comunque penso che a nessuno faccia piacere fare prestazioni del genere, e si gioca per fare le buone prestazioni, non come quella di ieri. E sinceramente posso dirvi che solo oggi è difficile eliminare questa sconfitta, perché purtroppo non puoi correre dietro il pallone, però da domani sicuramente avremmo già cancellato tutti insieme questa parentesi bruttissima di Foggia. Andrea Meloni dice, buonasera a tutti, purtroppo lavoro e non posso seguirvi in diretta, però volevo approfittare per salutare il mitico Pisacani e fargli complimenti per il grande giocatore, il grande uomo che si è dimostrato fino ad ora. Tenete duro fino alla fine, fino alla vittoria. Massimo Feliciotti dice, sconfitta dopo tante giornate disputate a gran ritmo e con forti motivazioni espresse, credo ci possa stare. L'importante è non drammatizzare e cercare di chiudere al meglio il girone di andata, considerando che successivamente ci sarà la sosta e quindi la possibilità per la squadra di ricaricare le pile. In bocca al lupo, ragazzi. Leggiamo questa di Maurizio Bonifazi e di Ivano Santini, poi ci fermiamo, andiamo in pubblicità per tornare poi sempre con Fabio Pisacane. Maurizio Bonifazi scrive, approfitto ancora di questo spazio concesso per salutare Fabio e ringraziarlo per quello che stanno facendo tutti i ragazzi. Ieri sera al Garden il nostro è stato un immenso atto d'amore verso la maglia, ma soprattutto verso di loro. Le grandi squadre hanno bisogno di grandi tifoserie e noi ci siamo. Basta facce tristi e basta chiedere scusa, perché sembra che qualcuno di voi abbia chiesto scusa ieri sera. Sono rimasti colpiti i tifosi anche di questo atteggiamento. Le sconfitte fanno parte della vita e se ben digerite aiutano a migliorare noi stessi. Vi prego, fatemi vincere questo campionato, perché sarebbe una soddisfazione nei confronti di Dionigi che forse nella storia dei Ternani non avrebbe uguale. Forza Fabio, forza ragazzi, Terni è con voi. Insomma, Dionigi sta un po' diventando un po' l'antipatico per antonomasia nel panorama sportivo ternano e dintorni. Guarda, su Wikipedia hanno cambiato la definizione di Litote. Non è più Don Abbondio, non era un cordileone, ma Dionigi non è un mostro di simpatia. Ho capito. E questa la dice tutta. Ivano Santini scrive, ciao Ivano, un abbraccio a tutti voi e un augurio di pronta guarigione al grande Maurizio, naturalmente Maurizio Moriconi. Se mi date il registro dove bisogna firmare per una sconfitta ogni 13 partite, esco da casa e vengo a firmare seduta stante. Io vengo con te, non so se ti chiami. Anche Luca ci viene. Fabio, tu ci vieni? Sicuro. Quindi veniamo tutti con te. Ieri la squadra ha corso fino alla fine, quindi mi preoccupo meno di zero. Ora sotto con il Como. Partita importantissima per girare per primi ed essere a metà dell'opera. Un grandissimo saluto a Pisacane, cuore di Terni. Fabio, giovedì hai un ventaglio pagato da Evi e domenica li stronchiamo tutti. Forza ragazzi.
Vai, quindi vai a ventagli? Sì. Ti piace il ventaglio? È il mio dolce preferito. Che è una pasta napoletana il ventaglio, no? Sì, da me si chiama in un altro modo. Come si chiama? Si chiama la pussiana. Non lo so da cosa derivi. Qui lo chiamano il ventaglio e io mangio tutte le mattine il ventaglio. Perché il cornetto non è che ci vada tanto dietro. È pesante il cornetto, no? Sì, la crema. Non mi piace neanche, sinceramente. Quindi la buona e sana abitudine napoletana del, sì, del ventaglio. È non un difetto, perché questo non sono i difetti, però è una cosa di famiglia. Fanno anche bene le paste a mia mamma, sì, piace il ventaglio. Le fanno bene a Terni, sì, le paste, vero? Benissimo. Allora, cioè, vedi questi quanti attestati di stima nei tuoi confronti? Voglio dire, sei entrato proprio nel tessuto della nostra città, di Terni. Ma sicuramente questo mi fa molto piacere, perché comunque non voglio essere ripetitivo nelle cose, però penso che la gente abbia capito che non mi piace neanche fare il ruffiano. Quando parlo dico le cose che sento e forse mi apprezzano anche per quello. È normale che penso che dare tutto per la maglia sia un dovere per un calciatore. Io lo faccio perché questo è il mio lavoro, e comunque mi sono affezionato da subito perché ho visto negli occhi della gente, anche andando al bar a mangiarmi il famoso ventaglio, vedevo proprio negli occhi della gente un velo di tristezza. Vedevo delle persone che avevano voglia di ritornare ad urlare per tutte le vicissitudini del passato. Però magari a settembre dire a qualcuno fidatevi di noi sarebbe stato troppo prematuro. L'avrei potuto dire facilmente, perché dal primo giorno che sono arrivato a Terni ho recepito subito questo messaggio, che c'era una società non nuova, perché la presidenza è quella di prima, però quest'anno ci sono le persone giuste al posto giusto, che hanno voglia di dimostrare a tutti che vogliono fare il meglio per la Ternana, però come ti dicevo prima non avevo né il ruolo ideale per trasmettere alla gente queste cose, avevo solo una cosa per dimostrargli questo, ed era il campo. Io ho cercato sul campo di far capire che anche le scelte di aver preso i giocatori giusti erano state fatte azzeccate. Ecco. Oh, Stefano Barbarossa, leggiamo un altro messaggio, un saluto a te e ai tuoi ospiti, un saluto particolare a Fabio Pisacane, il quale si sta dimostrando sempre di più un vero trascinatore di questa squadra, comunque composta tutta da gente con gli attributi nel posto giusto. Come dissi domenica scorsa, è giusto esaltarsi quando la squadra gioca alla grande e vince, ma non bisogna abbattersi più di tanto se ogni tanto si inceppa in una sconfitta. L'importante è reagire nel modo giusto. A Terni però siamo famosi per la nostra moderazione e misura, e soprattutto non cambiamo mai linea di pensiero da una settimana all'altra. Quindi penso che i commenti più in voga, data la nostra aplomb, molto inglese, sarà Toscano Vattene, squadra dei Munghi. Scherzo ovviamente, anche perché sono certo che già dalla prossima partita questa squadra saprà subito voltare pagina e reagire. A te chiedo un commento, a te questo. Sì, no, a questo messaggio di Stefano Barbarossa. Sì, no, è simpatico, chiaramente fa della sana ironia, ma poi sono contento, insomma, che praticamente tutti i messaggi degli internauti che sono intervenuti e stanno intervenendo sulla tua pagina di Facebook siano concordi nell'unica lettura possibile di questa partita, insomma, che al di là degli errori che hanno determinato la sconfitta, credo possa restare davvero un incidente di percorso, però credo non da dimenticare, da accantonare sul piano emotivo, ma da non dimenticare, perché da un punto di vista proprio pedagogico, se mi passate il termine, alcuni errori devono essere metabolizzati per non essere ripetuti nelle partite successive. Certo. Quindi quando parliamo di sconfitta da dimenticare, credo che ci riferiamo all'impatto emotivo, ma non a determinati spunti di lettura critica della partita che vanno, secondo me, acquisiti e rielaborati, credo. Allora, Filippo Graziani, poi andiamo in pubblicità. Credo che poi un'altra decina di minuti, non più, perché poi è giusto non approfittare della disponibilità di Fabio. Filippo Graziani scrive: credo che una sconfitta, fra altre cose mi risulta che è anche uno molto diciamo severo con se stesso negli orari da rispettare. So di un collega che aveva un appuntamento telefonico, diciamo, tanto non è un problema,
un appuntamento per un'intervista telefonica, vuol dire tardava questo appuntamento, questa telefonata, giustamente Fabio doveva andare a dormire perché l'indomani c'era l'allenamento. Sì, c'era la rifinitura del sabato mattina. E niente, mi chiamò l'addetto stampa Lorenzo e mi disse che sei disponibile per fare questa intervista, però ti chiameranno verso le 10:30. Io ho detto sì, sono disponibile, ci mancherebbe, però che siano le 10:30. Sinceramente erano le 11:15 e ancora non mi chiamava nessuno. Niente, io ho degli orari, ma sono andato a dormire, però non volevo mancare di rispetto a nessuno, è stata solo una cosa perché comunque sia... Era importante, è importante anche dormire, ecco. È importante anche rispettare gli appuntamenti, nel senso se ti do appuntamento alle 10:30 è giusto che ti chiamo alle 10:30. Io, ad esempio, con Giulio Forte non ho dato appuntamento, gli ho detto lo chiamerò in serata. Leggo questo messaggio, pubblicità, poi ci sentiamo Giulio Forte. Non so se conosci un po' la storia dei Forte, è stato un mediano importante per la squadra rosso-verde. Filippo Graziani, credo che una sconfitta ci stia, come credo che uno dei motivi per il quale la Ternana non vede la Serie A da decenni sia perché il tifoso Ternano, la parola equilibrio, per il tifoso Ternano la parola equilibrio non esiste, nel bene e nel male. Personalmente penso che la Ternana stia tirando il fiato, già domenica scorsa è stato così, un calo fisiologico che deve servire per ricaricare batterie, soprattutto mentali. Hanno tifosi il compito di aiutarli con quell'equilibrio che non sappiamo dove sia di casa. Io sarò allo stadio, sempre felice e fiducioso, anche se dovesse andar male, forza fere. Questo è quanto scrive appunto Filippo Graziani. Allora, diamo in pubblicità, poi torniamo insieme e ci sentiamo quello che ci dice Giulio Forte per la partita di ieri. Linea alla regia per la pubblicità. Hai mai prenotato le tue vacanze sotto l'ombrellone? E allora cosa aspetti? Corri alla Playa del Rio. Playa del Rio, la tua agenzia di viaggi. Vieni in un ambiente giovane e frizzante, pronto ad esaudire tutta la tua voglia di vacanza con la qualità dei migliori tour operator, quali Costa Crociere, MSC, Eden Viaggi, Vera Tour e tanti altri ancora. La Playa del Rio offre inoltre servizio di biglietteria aerea e navale, ottenimento visti turistici, viaggi di gruppo, last minute, liste di nozze. La Playa del Rio è sita in via del Rivo 155 a Terni. Info 0744 30 69 21. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. A Terni, Silca Petrolia Gasolio Autotrazione Agricolo e Riscaldamento, Silca Petrolia Gas GPL per uso riscaldamento industriale, Silca Petroli per fornitura di gas in serbatoio in mini reti a contatore, per comuni, residence e comunità, per preventive informazioni 0744 300 200. Il piacere dei sapori genuini di un tempo avvolto dal calore di un focolare sempre vivo che ci accompagna anche durante le festività. Tutto questo è Alfio, la trattoria moderna che dal 1966 soddisfa i gusti di tutti i ternani nel rispetto della nostra tradizione culinaria. Carciofi fritti, coratella d'agnello, ciriola alla ternana e specialità di carne alla brace abbinate con corposi e profumati vini locali conservati nella nuovissima cantina a vista della sala superiore. Da Alfio le famiglie sono sempre benvenute, il fantasioso Baby Meal è perfetto per i più piccoli. Cosa aspetti a concederti una pausa gustosa? Alfio Trattoria Moderna è aperta tutti i giorni nel cuore della città, in via Galilei numero 4. Dal 1973 COSP Tecnoservice ha maturato esperienza e professionalità tali da farne una delle prime realtà italiane nel settore dei servizi integrati. Affidabilità, coraggio e lungimiranza di donne e uomini che hanno costruito questa azienda hanno consentito di superare i confini dell'Umbria. Oggi COSP gestisce 250 cantieri in 10 regioni. Abbiamo compiuto un percorso di sviluppo tenendo sempre ben presenti le dimensioni sociali ed etiche del fare impresa. Il fattore umano è la risorsa determinante per il futuro della nostra azienda, chiamata ad affrontare sfide impegnative. Ovunque e sempre, con tutta la voglia e le energie di chi vuole crescere e migliorare, puntando sulla qualità del fare sviluppo.
Autoplus vi invita alla grande festa dell'usato, oltre 200 auto scontate fino al 30% sulle quotazioni di 4 ruote. Garanzia fino a 24 mesi e finanziamenti a tasso zero. Inoltre paghiamo in contanti il tuo usato e se vuoi riacquistiamo l'auto entro un anno. Autoplus, l'occasione delle occasioni. Via Benucci a Maratta. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 91 60166. Vita Group SPA. Ciao, sono Mauro. Nonostante l'età, anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Giada. Vieni a lavorare con noi. Ciao, sono Laura e ho trovato lavoro. Ciao, sono Chicca e anch'io, nonostante la crisi, ho fortunatamente trovato lavoro. Ciao a tutti, sono Alessandro, vieni a lavorare con noi. Sono Marco e finalmente ho trovato lavoro. Ciao, sono Ilaria e finalmente ho trovato lavoro. Ciao, sono Marina, vieni a lavorare con noi. Ciao, sono Marco, ho 40 anni, vieni anche tu a lavorare con noi. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 91 60 166. Vita Group SPA. Sono Stefano Ambrosi, anche tu vieni a lavorare con me. Frank Shop a Terni in via Tiacci 8 dietro l'ex Mercato Coperto. Idea regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche. Borse Disney, gadget della Ternana e delle principali squadre italiane. Felpe Disney, SpongeBob, Puffy, Simpson, Mario Bros, Duff, Batman, Superman, Diabolik, Ceres, Joker, Capitan America per bambini a partire dalla taglia 2 anni e per adulti fino alla taglia XXL. Frank Shop vi aspetta. Insiste la Ternana, Zampagna, conclusione, gol! Gol stupendo di Riccardo Zampagna! Fai gol anche tu! Acquista il libro Riccardo Zampagna, il calcio alla rovescia, e contribuirai alla donazione di un mammografo digitale di nuova generazione per l'ospedale di Terni. Riccardo Zampagna, il calcio alla rovescia, lo trovi presso la libreria Alterocca, Corso Tacito Terni. Allora, torniamo insieme e fra pochissimo avremo il collegamento con Giulio Forte e vi ricordo che la rubrica il caffè con, un caffè con questa sera l'ospite di Alessandro Cavalieri è Sasà Ferraro, così lo chiamate nel gruppo. Tu già sei stato ospite di Alessandro Cavalieri, un caffè con, molto bella tra le altre cose. È stata una bella... Fatta bene. Un bel caffè. Studiata bene. Un bel caffè, sicuramente. Oh, sentiamo un po' che dice Lorenzo Carlini. I campionati vinti passano anche per la capacità del gruppo di assorbire le sconfitte e dei momenti di callo psicofisico. Le medicine sono la calma ed il lavoro che Toscano non farà mancare ed il calore dei tifosi domenica Liberati, che dovrà essere ancora più intenso. Tutti allo stadio e disfattisti a casa. Paolo Lancia. Buonasera Ivano, no problem. Niente drammi, una sconfitta preventivabile vista anche la situazione in casa rossonera, con i tifosi che avevano aspramente contestato i Satanelli nell'ultimo allenamento della settimana scorsa. Ora si riprende il percorso con una vittoria domenica contro il Como e si completa la rossa. Due elementi di spessore, una prima punta di categoria superiore, possibilmente che stia giocando, un laterale alto Mancino in alternativa a Gotti. Paolo Lancia ha già fatto la borsa per la spesa, Un tuo amico, sì, la sì, Serie saluto. B, non sarà che l'hai... No. No? L'hai catechizzato? Non ci vediamo da una decina di giorni, quindi... La Serie B la possiamo perdere solo noi, in occasione come questa non ci capiterà più, forza Fere. Sei d'accordo che con un'occasione come questa non capiterà più? Intanto saluto Giulio Forte, ciao Giulio, buona serata. Buonasera Ivano. Ciao, come va? Tutto bene, un po' di voce bassa... Sei tu con la voce bassa o io? Sento poco Ivano. Ah, senti poco. Adesso proviamo, vediamo se dalla regia possono alzare. Ma insomma, ieri sei stato in curva con gli amici Ternani. Un bel ritorno a casa quello di ieri. Sì. Io mancavo da 4 anni allo stadio. Sono tornato ieri sperando che la Ternana faceva un risultato positivo. Comunque un incidente di percorso può capitare comunque.
Come l'hai vista la Ternana, Giulio? Primo tempo, io ho visto solo il primo tempo, il secondo purtroppo sono andato via che avevo la partita con la mia squadra, sono dovuto andare via. Il primo tempo la Ternana ha giocato, non è che non ha giocato, ha avuto qualche mezza occasione che con un po' di fortuna in più poteva anche segnare al primo tempo. Che dire, il Foggia era in una situazione disperata, comunque io ci vivo qui, so in che situazione stavano, c'era contestazione, hanno giocato con rabbia, ci hanno messo cattiveria, agonismo, comunque la Ternana rimane sempre la squadra che è. Che impressione ti ha fatto? È una buona impressione, di vedere sempre la maglia della Ternana. Sempre mi fa una bella impressione. Dopo in curva ho ritrovato tanti amici, dopo 20 anni è stata una bella cosa comunque. Senti, con me qui in studio a Telegalileo a Notte Gol c'è Luca Giovannetti, ma c'è anche Fabio Pisacane, il numero 6 della Ternana. Complimenti a Fabio Pisacane. Ai ai ai, mentre stavamo facendo i complimenti a Fabio Pisacane, se n'è andata, si richiama. Richiama il nostro amico Giulio Forte, è stato un perno del centrocampo rosso-verde nella squadra di Claudio Bia che riportò la Ternana in serie C1, uno spareggio a Cesena dove accorsero 14.000 tifosi della Ternana, il Dino Manuzzi di Cesena, 14.000 tifosi della Ternana per giocarsi la promozione contro il Chieti. Si vinse ai calci di rigore fino alla fine, insomma. Ah, me l'hanno raccontato. Si soffrì davvero maledettamente. Non so se ci riusciamo. Sì, ci siamo. Sì. Giulio? Ivano, mi senti? Sì, ti sento adesso. No, dicevo, stavi qui con gli studio, c'è anche Fabio Pisacane. Sì, sto seguendo, sei un ottimo giocatore. Posso solo dargli un consiglio, visto che ho giocato anni addietro nella Ternana, di continuare a giocare in questa maniera comunque, perché la gente di Terni è calorosa, vi seguiranno lo stesso, e merita, il pubblico di Terni merita questo ed altro comunque. Loro stanno facendo bene, devono continuare a far bene, un incidente ci può capitare dopo 13 risultati utili consecutivi, da domenica si rimetteranno in carreggiata di nuovo. Noi naturalmente ce l'auguriamo. Naturalmente ti ringrazio Fabio, grazie. Per i complimenti che hai fatto alla squadra e anche a lui stesso. Okay. Se ti chiedessi che ricordo hai di Terni? Meraviglioso, Ivano, meraviglioso di Terni. È l'unica città che mi è rimasta nel cuore, ho girato tante città. Gli unici rapporti che ho ancora nel mondo del calcio ce li ho a Terni comunque, anche al di fuori del calcio. C'è da dire però, Giulio, che anche Terni ti vuole bene. Lo so, e io ringrazio tutti i ternani, anzi colgo l'occasione per a tutti i ternani e a quelli che ancora non ho avuto il piacere di rincontrare. Ci rivedremo presto comunque. Bene, noi ti aspettiamo. Ci ha fatto piacere sentirti. Non so se Luca ha una domanda da fare, Luca Giovannetti, a Giulio Forte. Giulio, buonasera. Sarai a Liberati prima della fine del campionato? Sì, ci verrò sicuro. Benissimo. Ci sarò anche a Liberati, sempre in curva però, Come? Sempre in curva. Benissimo. Sempre. Del resto anche quando eri squalificato a Terni, quando giocavi, andavi in curva a tifare. Sempre in curva stavo io. È il mio spirito che mi porta lì. Ce l'ho ancora. Giulio, grazie veramente, in bocca al lupo. Di nuovo saluto a tutti e forza fiere sempre. Seguite la squadra. Ciao Giulio, grazie. Ciao, in bocca al lupo. Crepi. A dire, passano gli anni, ne sono passati 88-89, quanti anni sono? 22 anni. 22 anni, e senti, è ancora come... Avevo due anni quando... È sempre una fera, Giulio Forte. È sempre una fera, Giulio, sì. Come era in campo, insomma. Sì. Vogliamo continuare con Fabio, gli ultimi 5 minuti, dai. Fabio, volevo chiederti questo... Pensi, come dicevo io prima, che la lotta per il primo posto sia circoscritta a Ternana e Taranto, oppure pensi che qualcuna delle inseguitrici possa reinserirsi?
Ad oggi penso che sia una lotta fra Ternana e Taranto, però bisogna vedere le problematiche del Taranto fino a che punto arrivino, perché è normale che se dovessero continuare ad avere problemi e magari ripartire il girone di ritorno con qualche elemento, cioè potendo perdere qualche elemento, allora a quel punto ci potrebbe essere qualche inserimento di qualche altra compagine. Da questo punto di vista è vero che i professionisti sono tali anche quando si trovano a giocare in società che hanno problemi economici, perché è evidente questo, ma non percepire lo stipendio per 3-4 mesi consecutivi può creare delle turbative a livello inconscio, dico, eh? Sì, io sinceramente l'ho vissuto sulla mia pelle. Nell'anno in cui giocavo Ancona in Serie B, alla terza di campionato eravamo primi con il Lecce e siamo finiti sedicesimi. Ti dico solo questo, perché purtroppo alla lunga si paga, sì, anche a livello di energie, ti focalizzi molto su magari su certi discorsi che magari potresti evitare, alla lunga si paga. Posso fare una domanda che ci suggerisce Andrea Sterlini? Secondo Andrea Sterlini dice: ho notato che la squadra ha trovato più difficoltà contro le squadre più deboli piuttosto che con le prime. Lo avverti questa difficoltà, questa constatazione? Può darsi, perché è normale che siamo sempre lì, si tratta di motivazioni. Magari sulla carta, se giochi contro qualche squadra più debole, pensi di vincere facilmente, ma come dicevo prima, questo è un campionato molto equilibrato e non c'è nulla di scontato. Però allo stesso momento non voglio crederci, perché se fosse così ci sarebbe da preoccuparci, certo. Perché comunque non tutte le squadre sono forti. Fabio, ti propongo una mia lettura personale, opinabilissima. Accantoniamo Trizion Ternana, no? Dove in qualche modo diciamo che la partita è come se non l'avessimo giocata. Allora, un quarto d'ora il Benevento, un quarto d'ora il Carpi, un quarto d'ora il Sorrento, forse mezz'ora il Pavia. È corretto dire che sono gli unici pezzettini di partita e non arriviamo a 90 minuti in cui siamo stati in difficoltà sul piano del gioco? E un quarto d'ora il Taranto nel finale, quando il Taranto attaccava, insomma pressava, visto che doveva risalire la china. Sì, sono d'accordo. Quindi 4-5 spezzoni da 15-20 minuti. Anche 20 minuti di Avellino ci metterei dentro, perché nel momento in cui facemmo sul 3-1. Sul 3-1 ci rilassammo un po'. E se loro avessero riaperto la partita con quel, se non vado errato, con quel tiro di D'Angelo sopra la traversa, sì, sarebbe stata, ci saremmo complicati la vita da soli, però non è successo, e con questo voglio dire che comunque ogni partita fa storia a sé, comunque sono episodi che alla fine secondo me sono anche pochi visto l'andata. Marco Montanucci scrive: risultato negativo, prestazione sicuramente da rivedere e da analizzare, ma con la tranquillità di chi è certo delle proprie qualità e dei valori che non possono essere in discussione. Il mister e la squadra troveranno il modo di reagire alla sconfitta con una prestazione di livello domenica prossima, e certamente il Liberata darà un'ulteriore spinta ai ragazzi. Del resto già ieri sera il messaggio è stato trasmesso. Complimenti a Fabio, che è veramente un grande. Vediamoci qualche foto di Fabio, visto che l'abbiamo. La foto di lui con l'occhio alla Rocky è testimone del carattere della squadra, che prende il colpo ma si rialza e lotta più duramente di prima. Scusate, stavo perso il filo perché stavo guardando un attimo la fotografia, che mi sembravano che non fossero quelle di Fabio, invece sì. La foto di lui con l'occhio alla Rocky è testimone del carattere della squadra, che prende il colpo ma si rialza e lotta più duramente di prima, ne sono certo, forza fere sempre. Antonio Caroccia a Fabio Pisacane: un ragazzo che ama lo sport e la casacca rossoverde, un grande bagno di umiltà e una tempra da vendere. Grazie Fabio, vorrei conoscere il parere di Ugo Giovannetti sulla Provercelli, dobbiamo preoccuparci del valore della squadra piemontese? Luca, brevemente, mentre scorrono queste immagini di Fabio. Qui dico una cosa che va controcorrente e che per esempio mister Toscano non condivide. A me la Provercelli non piace. È una squadra di podisti, ma io continuo a pensare, lo dico nel momento in cui ha battuto per 4-0 il Sorrento, che il Sorrento abbia più qualità tecnica della Provercelli, e dico una cosa che troverà molti in disaccordo: secondo me è più temibile il Como. Senti, quando rivedi queste immagini con quest'occhio,
Sinceramente ancora oggi non mi riesco a spiegare come ho fatto a giocare 45 minuti con un solo occhio, però dall'altra parte guardo la medaglia dall'altra parte e penso che io sono uno che credo molto nella fede e penso che in quel momento l'altro occhio l'ha messo chi ce lo doveva mettere. Senti, quanto è stato rischioso giocare senza la mascherina a Reggio Emilia? Era sì, a Reggio Emilia? Sì. Cioè, è una decisione... C'era un rischio molto elevato, perché comunque sia, se avessi preso una botta, comunque tuttora c'è una frattura alla parete mediale dell'orbita di destra, perché è guaribile in 30 giorni. Se non vado errato, i 30 giorni ancora devono passare. Però quella settimana la società ha fatto di tutto per mettermi a disposizione una maschera che facesse in modo di potermi proteggere l'occhio, però l'ho provata tutta la settimana facendo anche l'amichevole del giovedì, però nel momento in cui mi sono riscaldato al giglio di Reggio Emilia, sinceramente non vedevo benissimo, perché poi la protezione è fatta in base anche alle fratture che si fanno al naso e mi toglieva molta visibilità e ho preferito toglierla. Coraggio da leone, eh? Ireneo Mancinelli scrive: qualche sbavatura ogni tanto non può farvi male, con tutte le soddisfazioni citate, e forza per sempre, e forza, forza fere. Luca, prego, se vuoi approfittare anche della disponibilità di... Sull'argomento intanto di io prima... vado a cercare perché qua e là sono... Sull'argomento di prima, Fabio, ti chiedo un parere. È veramente il Sorrento la terza forza, credo che tu condivida, al di là della debacle di ieri. E tra Como, Provercelli e Carpi, secondo te qual è la più attrezzata? Per me, anche se ha subito 21 gol e quindi ha una difesa da rivedere, il Como è la squadra in questo terzetto, Como, Provercelli, Carpi, che forse è inferiore sul tasso dinamico ma ha più qualità dalla cintola in su. Allora, partiamo dal Carpi. Secondo me è una squadra molto rognosa che dispone di due giocatori in avanti molto, molto bravi, che siano Cesca ed Eusebio, una delle coppie più forti di questo campionato. E sicuramente alla lunga possono lottare per i posti alti della classifica. La Provercelli è una squadra molto temibile, a mio parere, perché si sia adattata al campionato e forse è l'unica che rispecchia le doti di un campionato di Lega Pro, perché corrono e menano come pochi. Mentre il Como, secondo me, ha un potenziale offensivo di tutto rispetto. Come dicevi tu prima, c'hanno dei giocatori molto, molto bravi che vanno tenuti sotto osservazione per tutto l'arco della partita, perché alla minima distrazione ti possono far male. Quindi Como, Provercelli... Anche se dietro sono molto vulnerabili. Como, Provercelli, Carpi e Sorrento potrebbero giocarsi sulla carta i tre posti per i playoff alle spalle di Ternana e Taranto? Sì, secondo me sì. Secondo me possono lottare fino alla fine per un posto ai playoff. Bene, andiamo in pubblicità e poi le ultime due domande per Fabio Pisacane. Vi ricordo anche, oltre al caffè con Ferraro, ci sarà anche il gioco, il quiz per l'agenzia La Praia del Rio, che mette in palio un biglietto per la partita domenica prossima. Stasera c'è un bel amarcord, sette giorni fa vi abbiamo fatto vedere Fiorentina? Ternana-Fiorentina 3-2. Questa sera vi facciamo vedere, e quindi intanto se vi volete preparatevi pure. La Marcord consiste nella partita contro il Fano. Fano-Ternana, scusate, si giocò di giovedì, lo diciamo, tanto non è un problema. E vinse la Ternana, naturalmente. E preparatevi su questa partita, noi facciamo vedere delle immagini, dopo le immagini naturalmente la domanda. Linea alla regia per la pubblicità e poi di nuovo insieme. Hai mai prenotato le tue vacanze sotto l'ombrellone? E allora cosa aspetti?
corri alla Playa del Rio. Playa del Rio, la tua agenzia di viaggi. Vieni in un ambiente giovane e frizzante, pronto ad esaudire tutta la tua voglia di vacanza con la qualità dei migliori tour operator, quali Costa Crociere, MSC, Eden Viaggi, Vera Tour e tanti altri ancora. La Playa del Rio offre inoltre servizi di biglietteria aerea e navale, ottenimento visti turistici, viaggi di gruppo, last minute, liste di nozze. La Playa del Rio è sita in via del Rivo 155 a Terni. Info 0744 30 69 21. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. A Terni, Silca Petrolia Gasolio Autotrazione Agricolo e Riscaldamento, Silca Petrolia Gas GPL per uso riscaldamento industriale, Silca Petroli per fornitura di gas in serbatoio in mini reti a contatore, per comuni, residence e comunità, per preventive informazioni 0744 300 200. Il piacere dei sapori genuini di un tempo avvolto dal calore di un focolare sempre vivo che ci accompagna anche durante le festività. Tutto questo è Alfio, la trattoria moderna che dal 1966 soddisfa i gusti di tutti i ternani nel rispetto della nostra tradizione culinaria. Carciofi fritti, coratella d'agnello, ciriola alla ternana e specialità di carne alla brace abbinate con corposi e profumati vini locali conservati nella nuovissima cantina a vista della sala superiore. Da Alfio le famiglie sono sempre benvenute, il fantasioso Baby Meal è perfetto per i più piccoli. Cosa aspetti a concederti una pausa gustosa? Alfio Trattoria Moderna è aperta tutti i giorni nel cuore della città, in via Galilei numero 4. Dal 1973 COSP Tecnoservice ha maturato esperienza e professionalità tali da farne una delle prime realtà italiane nel settore dei servizi integrati. Affidabilità, coraggio e lungimiranza di donne e uomini che hanno costruito questa azienda hanno consentito di superare i confini dell'Umbria. Oggi COSP gestisce 250 cantieri in 10 regioni. Abbiamo compiuto un percorso di sviluppo tenendo sempre ben presenti le dimensioni sociali ed etiche del fare impresa. Il fattore umano è la risorsa determinante per il futuro della nostra azienda, chiamata ad affrontare sfide impegnative. Ovunque e sempre, con tutta la voglia e le energie di chi vuole crescere e migliorare, puntando sulla qualità del fare sviluppo. Autoplus vi invita alla grande festa dell'usato, oltre 200 auto scontate fino al 30% sulle quotazioni di 4 ruote, garanzia fino a 24 mesi e finanziamenti a tasso zero, inoltre paghiamo in contanti il tuo usato e se vuoi riacquistiamo l'auto entro un anno. Autoplus, l'occasione delle occasioni, via Benucci a Maratta. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 91 60166. Vita Group SPA. Ciao, sono Mauro. Nonostante l'età, anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Giada. Vieni a lavorare con noi. Ciao, sono Laura. Io ho trovato lavoro. Ciao, sono Chicca e anch'io, nonostante la crisi, ho fortunatamente trovato lavoro. Ciao a tutti, sono Alessandro, vieni a lavorare con noi. Sono Marco e finalmente ho trovato lavoro. Ciao, sono Ilaria e finalmente ho trovato lavoro. Ciao, sono Marina, vieni a lavorare con noi. Ciao, sono Marco, ho 40 anni, vieni anche tu a lavorare con noi. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 91 60166. Vita Group SPA. Sono Stefano Ambrosi, anche tu vieni a lavorare con me. Frank Shop a Terni in via Chiacci 8 dietro l'ex Mercato Coperto. Idea regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche. Borse Disney, gadget della Ternana e delle principali squadre italiane. Felpe Disney, SpongeBob, Puffy, Simpson, Mario Bros, Duff, Batman, Superman, Diabolic, Ceres, Joker, Capitan America per bambini a partire dalla taglia 2 anni e per adulti fino alla taglia XXL. Frank Shop vi aspetta. A Natale regala e regalati il libro di Ivano Mari, Gentili amici all'ascolto. 25 anni di aneddoti, curiosità,
gioie e delusioni al seguito della Ternana. Gentili amici all'ascolto, è un'iniziativa delle edizioni Galileo, in vendita nelle librerie della città. Allora, torniamo insieme. C'è un altro messaggio per Fabio. Ciao Ivano, scrive Leonardo Battistelli. Ciao Ivano, un salutone al grande Fabio. Vederlo ieri a Foggia al termine della partita sotto di noi, scusarsi, è un gesto di grande umiltà, è un gesto che solo un grande uomo come lui poteva fare. Noi le nostre occasioni le abbiamo avute, soprattutto il primo tempo, ma ci è mancato quel pizzico di fortuna per metterle dentro. E nel secondo tempo quelle tre disattenzioni, non errori, ci possono stare. Se ad ogni sconfitta 13 risultati utili, non vedo l'ora di affrontare il Como per riprendere la marcia. Poi, che ti ho detto ieri sera al Garden, Fabio? L'importante è la salute, state tranquilli, sì, che chi vi ama vi sosterrà sempre. Pisa Dog The Wall, il nuovo... ma a Terni te l'hanno Pisa Dog The Wall, a Terni l'hai, sì, sì, te l'hanno coniato a Terni, quindi sì, non è che ti porti dietro da, da diverso tempo. Insomma, ieri sera ti ha detto l'importante è la salute. Sì, sì, c'era questo ragazzo tra le persone che erano presenti al Garden che mi ha urlato: Pisacane, stai tranquillo, l'importante è la salute. E io mi sono messo a ridere perché perlomeno mi ha fatto sorridere in quel momento. Perché era a Foggia questo tifoso, no? Sì, capito. Sì, era a Foggia, sì. Senti, ci parli un attimino, noi seguiamo spesso, cioè Luca un po' più spesso di me, gli allenamenti, no? Vediamo l'intensità degli allenamenti, tutti i componenti dello staff che diciamo seguono con una certa partecipazione, una certa intensità, sempre presenti eccetera, a quelli che sono gli allenamenti appunto del gruppo, della squadra, seppur con grande severità, mi sembra. Sì, sì, è normale che il mister è riuscito a trasmettere anche ai suoi collaboratori magari quello che lui ci cerca. Stanno lì a martellarci come è giusto che sia, per far sì che non molliamo neanche un centimetro. È normale che magari a volte qualcuno può rilassarsi un attimino, però fino ad oggi non è mai successo, perché questa squadra, anche secondo me una dote di questa squadra è proprio che nell'indole alla cultura del lavoro. Questo secondo me sia un grande pregio per questa squadra. Senti, un gruppo cresciuto, pur arrivato, no, costituitosi in tempi diversi, in settimane diverse, però un gruppo che è praticamente è cresciuto insieme, insomma, nel senso c'erano questa difficoltà dei diversi tempi di aggregazione, ma sono state, solitamente quando uno entra e già un gruppo è affiatato, è ben costituito, quando si entra si potrebbero accusare anche delle difficoltà, invece cosa non è successo, mi sembra, nel vostro gruppo. Sì, non è successo perché all'interno del nostro gruppo ci sono dei valori ben definiti, che siano l'umiltà di ognuno di noi di mettersi a disposizione per il compagno. Ci sono tanti bravi ragazzi, e non lo dico perché faccio parte di questo gruppo, ma perché sono fiero di essere un loro compagno di squadra, perché presi uno ad uno veramente... Sono dei ragazzi straordinari, dove magari anche chi non gioca si comporta bene, esulta ad un gol, ad una vittoria. È normale che chi non gioca possa sentirsi un po' messo da parte, no? E magari non manifestare la propria felicità per le vittorie, però questo per fortuna non fa parte del nostro gruppo e secondo me questa è una delle principali forze della nostra squadra. Spesso e volentieri abbiamo sottolineato di aver visto giocatori che dalla panchina erano i primi ad abbracciare colui che realizzava il gol per la Ternana. Vedi Seca che è andato ad abbracciare Miglietta, sì, al primo gol a Monza, no? Infatti sono cose che come le notate voi, sì, le notiamo anche noi. È normale che se io domani non dovessi giocare una partita non potrei fare altro che incitare il compagno che magari
è stato fuori al mio posto. Scusa, ti sei trovato lì e... quasi per caso, no? Al centro del reparto difensivo. Ma io sinceramente nasco in quel ruolo. Io nasco in quel ruolo perché... Prima, diciamo che da piccolo eri un attaccante. Sì, infatti i gol di ieri... Ad attaccante. A volte mi viene... Io anche sul gol di Gotti di domenica scorsa, quando Di Andà è andato sulla fascia con la palla, io ero nella posizione dove ieri ho fatto gol. Che magari se per caso Di Andà la mette dritta e non la mette dietro, rischio di far gol anche domenica scorsa. Però ha fatto col Gotti e va bene ugualmente. Come ti dicevo prima, io nasco difensore centrale proprio dei tre, perché io quando sono andato al Genoa, che ero giovanissimo, sono stato acquistato da una società della Campania, dove ho vinto anche un campionato a livello dilettantistico nazionale. La Promotion. Con la Damiano Promotion. Che è di Napoli proprio, sì, no? Con Carmine Tascone, uno che a Napoli con i giovani li ha sempre smistati ovunque. E niente, io nasco come centrale dei tre. Poi è normale, magari all'inizio sono stato un po' dirottato a destra perché un allenatore che ti vede, purtroppo nel calcio italiano sono abituati ad avere i Marcantoni, no? Però non è detto che uno alto 1,77 m come me non possa vincere un contrasto, un duello aereo con uno alto anche 10 cm più alto. Anzi, spesso e volentieri lo vinci, nel senso che sì, evidentemente la forza esplosiva, il tempismo, la forza esplosiva, sì, evidentemente sopperisce ai centimetri sicuramente. Senti, ci racconti un po' l'episodio curioso, penso si possa raccontare, voglio dire. Era quasi un segno del destino che tu dovessi venire a Terni. Sì. C'è stato un episodio particolare che mi raccontavi pochi giorni fa, no? Vogliamo dire? Sì, sì, tranquillamente. Praticamente quando ho debuttato in B con il Genoa, l'attuale direttore del Genoa era Capozucca, arrivato da pochi mesi a Genoa. Praticamente io l'anno dopo ho fatto 7 giorni di ritiro in Serie A con Guidolin, con quella famosa squadra che poi non è mai esistita, perché Guidolino non ha mai allenato il Genoa, aveva firmato un contratto che non è mai nato. Mi ricordo che in quella squadra era arrivato anche Lavezzi, dei giocatori fortissimi, e ho chiesto di andare via perché comunque avrei trovato poco spazio. Mi era stata prospettata l'idea di venire in via alla Ternana. Però quell'anno anche la Ternana aveva un organico comunque sulla carta molto forte. Poi per sfortuna quell'anno la Ternana retrocesse, ma io ho preso un'altra strada perché firmai per il Ravenna. Io mi riferivo anche a un altro particolare, no? Quella maglia rosso-verde quando eri raccattapalle al Genoa. Quella è veramente una cosa che infatti mercoledì... ero in tribuna, non essendo convocato, ero in tribuna a vedere la partita di Coppa e ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo di persona, Borgobello, Massimo Borgobello, che in un 6 gennaio del 2003-2004, se non vado errato, io ero racchettapalle di quella partita, Genoa-Ternana, finita 1-0 per il Genoa, gol di Giacchetta. E a fine partita chiesi la maglia a questo attaccante. Un motivo particolare l'hai chiesto a lui oppure perché è il primo che ti è capitato? No, perché in quella partita mi aveva impressionato. Sinceramente, quando guardo le partite, anche se sono un difensore, non mi soffermo tanto sui difensori, ma mi soffermo sulle cose belle che vedo, no? Magari in quella partita ero stato molto impressionato da questo giocatore molto alto che proteggeva la palla in modo molto facile. E a fine partita andai da lui e gli chiesi la maglia e lui me la diede. E infatti ce l'ho ancora a casa e te l'avevo detto che poi te la voglio far vedere. E quella maglia vedere. Quindi ce l'hai appesa? Tra le maglie che ho la maglia di Borgobello. Ho capito. Vedi quanto è piccolo il mondo. Che hai ritrovato qui a Terni. E infatti ho ritrovato a Terni lui, che ho avuto anche il piacere di conoscere Fabrizio Fabris. Anche un'altra persona stupenda. Una delle parti tue, insomma. Sì, non lo conoscevo.
L'ho conosciuto mercoledì e mi ha fatto una grandissima impressione. Infatti l'ho detto a lui e lui poi mi ha fatto parlare con Borgobello, me l'ha presentato e io gli ho raccontato questo aneddoto e Massimo mi fa: per fortuna che te l'ho dato, perché sennò qua rischiavo anche di fare una battuta. Vabbè, l'ultima domanda per Fabio, perché effettivamente dai, l'abbiamo Fabio, sfruttata adeguatamente. Stasera lunedì, non c'è problema. Agli inizi di agosto hai deciso di rompere il contratto con il Lumezzane, no? Perché c'era una serie di situazioni che, vabbè, stavi per approdare al Bari in Serie B, dove tra l'altro avresti ritrovato Torrente, che è stato il tuo allenatore nella primavera del Genoa. Come mai poi, fortunatamente per noi, sei approdato a Terni? Allora, innanzitutto partiamo da Lumezzane, che quando ricordo la parentesi di Lumezzane posso solo ricordare le prestazioni in campo, perché se si arriva a strappare un contratto è perché dall'altra parte non ci si ha fiducia. E io, nel momento in cui ho deciso di interrompere il mio rapporto con il Lumezzane, è perché non avevo più fiducia di quella dirigenza. E niente, c'era stata la possibilità di andare al Bari, come tutti sapete era una trattativa nata il 15 giugno, dove il mister, che tra l'altro lo ricordo con piacere, ho ancora tuttora un ottimo rapporto di stima, mi ha chiamato dicendomi che gli faceva piacere se lo seguissi in questa avventura. E per me sarebbe stato un treno molto importante a giugno, perché poi, come tutti sapete, il Bari non sta attraversando un buon periodo. Sinceramente ad oggi mi ritengo fortunato di essere arrivato a Terni per la grande serietà di questa società. E niente, Lumezzane mi ha detto che mi disse che mi lasciava andare, e poi ci sono state delle cose che io sono venuto a sapere e sono venuto a conoscenza che mi hanno un po' turbato. Non avendo più gli stimoli giusti, ho deciso di strappare questo contratto. Tu eri del Chievo, no? Di proprietà? Sì, io ero in comproprietà tra Chievo e Lumezzane, perché quando sono andato all'Ancona, anche l'Ancona lì in quell'anno, come dicevo prima, non attraversavo un buon periodo economico, a livello economico. Diciamo che non aveva i soldi per comprarmi. Siccome anche lì mi stavano facendo saltare la trattativa, però il direttore Larini, che adesso è all'Udinese, che mi aveva seguito per più partite nel primo anno di Lumezzane, mi voleva fortemente all'Ancona, e sono riusciti a trovare la formula giusta per portarmi all'Ancona, dove io sono approdato all'Ancona in comproprietà tra Chievo e Lumezzane in prestito all'Ancona. Praticamente ero in comproprietà da una squadra di Serie A e una squadra di Serie C in prestito a una squadra di Serie B. Poi l'Ancona, come tutti sapete, è fallita e io sono ritornato al Chievo. Ho fatto tutto il ritiro con Mister Pioli, con il Chievo, dove anche lì c'erano delle situazioni che vai da una parte, vai da un'altra. Il giorno prima mi chiamava il mio procuratore, mi diceva che era quasi fatta in un posto, poi in un altro. Il morale della favola, mi sono trovato al primo settembre con la casacca del Lumezzane addosso. E anche lì, sinceramente, questa cosa mi aveva un po' infastidito. Quindi, dopo una buona annata in B a livello personale, dopo il ritiro precampionato in A col Chievo, ti sei ritrovato in C1. Di nuovo in C1. Però, come tutti sapete, il Chievo fa il Lumezzane. Perché fa il Lumezzane. Sì, il Lumezzane è una società satellite Giovanni del Chievo. Giovanni Sartori è un direttore che io ho avuto il piacere di conoscere, è uno che ci sa fare molto con i giovani, anche in quel caso aveva lavorato bene sulla mia situazione, aveva fatto in modo di accontentare Lumezzane e non il giocatore. Insomma, poi hai rotto con Lumezzane, stavi per andare a Bari, poi che è successo? È successo che io ho rotto con Lumezzane, perché nel momento in cui ho visto che comunque sia le cose andavano per le lunghe e comunque era anche infastidito da questa situazione che si era creata, ho deciso di finire il rapporto con il Lumezzane e sono rimasto svincolato. In questo posso dire che, perlomeno in questo, la società, il Lumezzane Calcio, non mi ha messo il bastone tra le ruote, perché avrebbero anche potuto dire: ascolta, tu sei un nostro tesserato, rimani qua, c'è il contratto, noi sei un nostro stipendiato, ti paghiamo tutti i mesi e tu magari sei fuori rosa.
Per fortuna si sono passati la mano per la coscienza e perlomeno mi hanno dato la possibilità di scegliere per la mia vita e per il mio destino. Perché, come dicevo prima, non avevo più gli stimoli per rimanere. Avevo parlato con il presidente, gli avevo detto chiaramente che io non volevo più rimanere. Lui mi ha detto che comunque sia, per la mia persona, mi avrebbe tranquillamente lasciare, anche se cercava di mettermi in guardia, facendomi capire un po' la crisi che c'era nel calcio, dicendo: stai facendo un salto nel buio, occhio e pensaci bene, che io fra 10 giorni ti riprendo di nuovo. Però io ormai avevo chiuso e avevo la testa già da un'altra parte. Poi è arrivata la Ternana e sinceramente non ho pensato né al bar né a nessun altro. Ho avuto un colloquio telefonico col mister e ho deciso di sposare il progetto della Ternana. L'ultima domanda, poi prego. Chiudo. Un giocatore come te, che secondo me potrebbe tranquillamente giocare in una squadra di media fascia di Serie A, Chievo ad esempio, perché io non credo che tu avresti problemi a giocare in una realtà come Chievo, come Bologna, com'è possibile che abbia fatto un solo anno di Serie B, anche se molto bene ad Ancona? Cioè, come allora, si spiega? Io ti ringrazio per i complimenti, perché comunque sia sono frutti del lavoro che svolgo tutti i giorni negli allenamenti e che mi danno la forza di continuare a non mollare. Questa purtroppo è una cosa che mi dicono in tanti, però se sono ancora in C1 non voglio attribuire colpa a nessuno e non voglio schivare le mie responsabilità. Voglio solo pensare in modo positivo, cercando di metterla sul piano che devo limare ancora qualche atteggiamento per far sì che possa essere un giocatore di quelle categorie. Però se ho fatto solo un anno di B, che ti devo dire? Significa che gli addetti ai lavori non mi hanno reputato all'altezza della situazione. Vabbè, noi intanto purtroppo è così, perché alla fine come quando si costruiscono le squadre per vincere un campionato e poi non le vincono, alla fine quello che parlano sono i risultati. Ah, certo. Va bene, comunque qui a Terni stai bene, credo che il pubblico ternano ti voglia, l'ha dimostrato anche con i messaggi questa sera, molto molto bene, ti apprezza, ti stima, quindi l'ambiente ideale per rimanere svariati anni, come dicono, magari, no? Cercando di salire in salire di categoria. In salire di categoria insieme alla Ternana. Sarebbe bellissimo, perché questa è una città veramente che lo merita, perché in 5 mesi sono riuscito a capire che è una piazza che non può fare la Lega Pro. Senti, da domani allora vi rituffate nel lavoro per preparare al meglio questa partita con il Como, per chiudere direi alla grande, speriamo. Dobbiamo trovare più che altro la serenità giusta e, come dicevi prima, di cancellare già da domani la parentesi di Foggia e di cercare di non compromettere quello di straordinario che abbiamo fatto fino ad oggi, cercando di fare un Natale sereno noi e i tifosi ternani. Ecco, speriamo veramente di lasciare, di trascorrere un Natale sereno, veramente. Io ti ringrazio, penso ti ringrazio anche Luca, certo, perché ci ha fatto estremamente piacere avere questa opportunità di averti in studio. E soprattutto sei venuto in un momento di cui la Ternana ha conosciuto la sua seconda sconfitta e quindi era anche un po' più difficile rispetto alle altre circostanze. Volevi? Sì, volevo approfittare perché comunque sia siamo sotto le feste natalizie e sicuramente può darsi che non ho il modo di fare tanti auguri a tutti i tifosi alla città di Terni. Per far sì che passino un Natale sereno, come dicevi prima, che alla fine è quella la cosa più importante, con le loro famiglie. Grazie Fabio. Grazie a te. Grazie veramente. E se ti fa piacere, consegno il libro Gentili Amici all'Ascolto, è una sorta di riepilogo di tutte le avventure al seguito della Ternana in 25 anni, ora sono diventati di più perché il libro è uscito 3 anni, sono già 28-29 anni. Episodi più o meno curiosi, più o meno belli, raccontati, vissuti in questi 25 anni. Sono tante foto, quindi un'occasione anche per conoscere meglio, voglio dire, lo spaccato di vita
sportiva della Ternana. In vendita questo libro da Alte Rock e in tutte le altre librerie appunto che vedete nello spot pubblicitario. Grazie quindi a Fabio Pisacane. Noi vi lasciamo un momentino con la rubrica che Alessandro Cavalieri ha registrato nel corso di questa settimana con Sasà Ferraro, un caffè con che realizziamo grazie alla collaborazione della Trattoria Moderna di Alfio e grazie all'Squisito Caffè. Le riprese sono di Alberto Francioli. La linea alla regia. Dopo giochiamo insieme. Nuovo appuntamento con questa rubrica di Telegalileo di Notte Gol, un caffè con. Quest'oggi la location è diversa, siamo nell'area ospitalità del Libero Liberate di Terni, gestita da Alfio, Trattoria Moderna e da Squisito Caffè. E l'ospite di oggi è Salvatore Ferraro. Ciao Sasà. Ciao a tutti, buona giornata. Innanzitutto questo Sasà da come esce? Da come esce? E come usciamo? Esce a fine primo tempo perché stiamo guardando i nostri compagni che giocano. Intanto ho deciso di venire a prendere un caffè squisito qua all'area ospitalità nel frattempo che i ragazzi rientrano in campo. Anche perché ormai fate a gara per venire a fare questa rubrica, no? È talmente buono il caffè che non riuscite proprio a farne a meno. E cavoli, sei buono. Io stesso ho preso la macchinetta. Perché prima di andare all'allenamento mi faccio un bel caffè, così almeno arrivo bello sveglio, altrimenti il mister sennò si arrabbia. Allora Sasà, parlando un po' di te, noi in campo ti conosciamo, insomma sei un difensore da buon calabrese, un difensore arcigno, tosto, proprio come quelli che piacciono a Mimmo Toscano. Però che tipo di persona sei? Ma sono una persona molto esuberante, ma allo stesso tempo molto riservata, quindi sono molto socievole, mi piace stare con i miei compagni, con la gente così, però ho anche la mia privacy che me la tengo stretta. Ecco, che sei un tipo esuberanza, ce ne siamo accorti perché stiamo ridendo già tutti. Dopo tra un po' ci sarà una sorpresa per te perché non l'ho chiesto mai a nessuno, però visto che te sei un tipo doc, te lo faccio. Però prima della sorpresa, quando è che hai cominciato a credere di poter fare il calciatore? Cioè tutti magari i bambini iniziano per gioco e poi a un certo punto insomma, cominciano a fare sul serio. Per te questo punto quanto è arrivato? Ma io ho avuto la fortuna subito fin da bambino di poter fare un settore giovanile importante, quindi questo mi ha aiutato molto nella crescita e mi hanno sempre seguito, sono sempre stati sotto, quindi ho avuto anche la fortuna di avere gente che credeva in me. Quindi da lì in poi sono arrivato nella primavera dell'Inter e allora ho detto va, forse posso fare qualcosina, ho detto. Quindi, tra l'altro sei anche riuscito ad esordire sia in campionato in Serie A ma anche in Coppa UEFA, no, mi sembra? Sì, ho avuto questa fortuna di poter giocare con la maglia dell'Inter, che ho un ricordo bellissimo. E l'esordio in Serie A non se lo dimentica nessuno. Te lo dico a Fano. Se lo dimentica nessuno, quindi per me è stata un'emozione che ancora tuttora non si riesce a spiegare, perché mettere la maglia di tantissimi campioni è una fortuna indescrivibile. Ecco, c'è stata più paura di non riuscire a confermarsi, ossia magari deludere le aspettative di chi ti ci aveva messo, oppure più la voglia di dimostrare? Ma tantissima voglia di dimostrare, perché alla fine quando hai tanti campioni che ti facilitano anche la vita in campo, quindi c'era tutta la voglia di dimostrare. Giustamente stavi in mezzo a campioni che tutte le squadre sognano, quindi io ero proprio alle prime armi, quindi era anche un po' difficile emergere. Comunque insomma dopo la tua carriera l'hai fatta, no? Come no, contentissimo della mia carriera, anzi mi ritengo ancora tuttora fortunato, perché anche con la crisi che si sta presentando sono sempre riuscito a trovare delle ottime squadre, quindi mi ritengo molto molto fortunato.
Allora Sasà, visto che tu sei un compagnone, c'è qualche compagno di squadra con cui è legato particolarmente? So che siete un gruppo solido, però magari qualcuno che, con cui sei più amico. Ma io rido, scherzo, mi massacro con tutti i ragazzi, quindi però c'è con Roberto De Giosa, cioè, ci prendiamo in giro continuamente, una battuta dietro l'altra, è bello, capito, che quando c'è questa armonia dentro lo spogliatoio è bello, vieni volentieri al campo e ti alleni sempre al massimo, quindi è tutto bello. Quando è così. Allora, un difetto di Roberto De Giosa, tanto non ce ne vorrà male, no? se ne troviamo qualcuno. Difetto, c'è il naso più brutto del mio. Poi fuori onda dicevi insomma che il tuo è abbastanza brutto, quindi è difficile, un bel complimento, no, per Roberto. Infatti non volevo coprire il microfono col naso nel frattempo. Quindi. Invece un difetto di Mimmo Toscano? Il mister? Visto che è calabrese come te, magari qualcosa riesce a trovargliela. Capoccia dura, sta sempre là, quindi no, è una bella cosa, no, non è un difetto, è che io, come dico spesso, i calabresi sono testa dura, quindi magari ogni tanto... Allora Sassà, perché non ci dici qualcosa in tipico calabrese? Ah, la pasta che è pipe. Sarebbe la pasta con... La pasta con i peperoni fritti, buona. Però visto che adesso per il peso ci stanno attenti, non è che ne puoi mangiare così tanta di pasta con le pipe. Ma me ne farò un piatto a Natale, visto che in questi 6 mesi ancora non ho avuto l'opportunità di farla, perché non sono ancora riuscito ad andare a trovare i miei, quindi ne approfitterò giusto un piattino. Però attento perché dopo c'è il peso, quindi... No, sicuramente no, mangerò un piatto che fa bene, ogni tanto serve anche quello, quindi, però ci sto molto attento anche io per il peso, anche perché non sono un gracilino, quindi ci devo stare molto attento. Quindi tendi un po' ad ingrassare, dai? No, ad ingrassare no, però devo stare magari un pochino più attento agli altri per la mia corporatura. C'è una donna nella vita di Salvatore? Sì, sono impegnato. Convivo con una ragazza che si chiama Stefania e basta, chiudo qua. Convivi quindi qui a Terni? Sì. Allora, facciamoci un po' i fatti tuoi, una ragazza che hai conosciuto a Terni oppure te la sei portata da... possiamo prendere? Nel frattempo possiamo anche fare il caffè, offrimi il caffè. Posso offrire il caffè? Ecco. Comunque non è che così escludi la risposta alla domanda, Mi fai la domanda? No, è bello lasciare questo alone di mistero sulla vita dei calciatori. Tra l'altro adesso Sasà, che è uno di quelli che prende il caffè più assiduamente, farà il caffè e a fine intervista firmerà, come hanno fatto tutti i suoi compagni, questa macchinetta che poi andrà devoluta in beneficenza a fine campionato. Ah, molto contento di questa cosa, non lo sapevo, quindi mi fa piacere che abbiano deciso di darla in beneficenza a fine anno, mi fa molto piacere. Stoppo? Sì, dai, stop. Lo fai te a casa il caffè oppure lo fa Stefania? Ma principalmente io, perché lo prendo sempre prima di andare all'allenamento, quindi io, perché a volte mangiamo in orari diversi a seconda dell'allenamento, quindi... Però se ne beve tanti lei di caffè, Che miseria. Ecco, con Stefania che fate? Uscite o siete un gruppo? Grazie. O siete una coppia di quelle magari pantofolaie che preferite stare a casa? No, usciamo, abbiamo visto tutta la città, abbiamo fatto il giro per il centro, è una città che le piace molto, quindi sono molto contento che le piaccia e che sta bene in questa città, perché ci stiamo trovando bene entrambi. Qual è secondo te la cosa più difficile per una compagna, una donna di un calciatore? Ma sì. Tasto dolente, no? Ma difficile, magari... Con la storia che ogni 2 settimane si gioca fuori casa, magari si va in ritiro il sabato, quindi magari non stare sempre con il compagno è difficile, seguire i ritmi. Però secondo me, no, secondo il mio punto di vista non le pesa, perché viene sempre allo stadio, anche oggi che non solo della partita a causa di infortunio per la Coppa Italia, ha voluto venire lo stesso allo stadio, quindi è molto entusiasta anche lei di questa cosa, quindi pensa... La potevamo far venire qui, facciamo un'intervista a 3? No. No, perché dopo vedevamo se le risposte combaciavano. Oh, sì, sicuramente, perché me l'ha chiesto lei di lasciargli il biglietto per venire a vedere la partita, quindi penso che da parte sua sia lo stesso. Come l'hai conquistata Stefania? Ma conquistato lei? Non è vero. No, l'ho conosciuta nella mia avventura a Benevento
E non vi siete più separati? No. Allora Sasà, una cosa che non ho fatto mai con nessuno, visto che tu sei un calabrese, i calabresi sono personaggi veraci e simpatici, perché non ci racconti una barzelletta? No, io di barzellette non ne so. Quelle che le racconta è De Giosa, le barzellette. De Giosa? Lo potevamo far raccontare a lei? Devi invitare De Giosa e fartela dire da De Giosa. Quindi. Invece, tornando un po' al tuo passato, c'è qualcosa che non rifaresti? Intanto puoi bere, eh? Vabbè. Prima bevi e poi ti faccio... Dai, caffè buono. È molto furbo, è l'unico che è riuscito a bere il caffè ancora caldo, perché di solito li tartasso con le domande e arriviamo a fine intervista con il caffè freddo, buono ma freddo, insomma, sicuramente rende meno. Però non te lo faccio finire, prima devi rispondere. Una cosa che non rifarei? Ma, bene o male, sono abbastanza contento di quello che ho fatto finora, quindi magari... Mi sarei curato qualche infortunio meglio che magari mi hanno impedito magari di saltare qualche appuntamento importante, quello sì, forse è l'unica cosa, ma nulla, sempre, ho avuto sempre la fortuna di fare quello che volevo. Quindi. Invece per il futuro, questa è una cosa che chiedo a tutti, come ti vedi una volta appesi gli scarpini? Ma a me piacciono tanto i bambini, mi piacerebbe allenare... Il babysitter, no? La scuola calcio, tipo visto che io non sono un giocatore con quella tecnica sopraffina, però mi piacerebbe fare la tecnica ai bambini, tiro in porta, cioè farli crescere, perché è la cosa bella del calcio. Quindi restare comunque nel mondo del calcio? Sì, ma non eccedere, voler fare l'allenatore, tutto quanto. Mi piacerebbe i ragazzini, perché hanno... Quell'entusiasmo che mi sento tuttora io, quindi... Vorresti trasmetterlo magari agli altri? Sì, questo sì. Invece, come ambizione da calciatore, hai raggiunto quello che volevi oppure magari c'è qualcosa? Volevo giocare con quella squadra e purtroppo non ci sono riuscito. C'è sempre tempo ancora, però... Ma volevo rimanere all'Inter. No, scherzo. No, guarda, negli ultimi anni ho avuto la fortuna di giocare in ottime piazze. Quest'anno mi è stato chiesto: vuoi venire a Terni? Ho detto subito, quindi non ci ho pensato su due volte, perché ho ragazzi, amici che hanno giocato qua a Terni e me ne parlavano sempre bene della città, del tifo, si sta bene, si lavora bene, quindi ho detto, appena mi si è presentata l'occasione non me la sono fatta sfuggire. Hai notato qualche differenza per quanto riguarda il calore della tifoseria? Te sei stato in piazza importante anche Benevento, al di là dell'esperienza con l'Inter, che beh, è un'altra cosa. Però insomma Lanciano, Benevento, tutte realtà importanti di Serie C1. Dal punto di vista del tifo, del calore del pubblico, Terni, come stiamo messi? Dopo aver visto domenica, molto bene. Ero molto contento, perché appena sono entrato in campo... Ho visto la coreografia con i palloncini, ho visto tutti gli altri settori pieni, quindi mi sentivo ancora più carico, ero contento, era stimolante, quindi bene, molto bene. È difficile essere nel 2011 un calciatore di prima divisione, parlavamo anche nelle interviste precedenti con Stefano Ambrosi, insomma la vita per voi che non avete magari raggiunto gli onori della Serie A, insomma lì c'è tutto un altro discorso di business, in Serie C1, l'ex Serie C1, è difficile? Ma sì, perché forse anno dopo anno escono sempre molti giocatori bravi fuori, quindi... se vuoi una cosa te la devi tenere stretta, quindi, perché al giorno d'oggi dalle primavere importanti delle squadre di Serie A e di Serie B escono molti giovani forti, quindi è difficile, quindi c'è sempre questo continuo cambiamento di giocatori e di ringiovanimento delle rose, quindi magari è un pochino più difficile di prima, sì. Sasà, visto che hai detto che ti piacciono i bambini, nel tuo futuro un bambino tuo lo vedi? Io da buon calabresotto spero un giorno di farmela una famiglia, questo sì, non so quando, ma spero di farmela anch'io. Questa è una bella risposta, sarà contenta Stefania. Finisci il caffè. Ringrazio comunque di nuovo anche la Trattoria Moderna Alfio, ringrazio Stefano Squisito che ogni settimana ci mettono a disposizione sia location che appunto caffè. Questa tra l'altro è la macchinetta ufficiale della Ternana Calcio, che me ne sono preso anch'io e ne sono orgoglioso, perché c'è il sostegno della Ternana, quindi sono contento.
Ecco, guardi mai la TV a casa? Quali sono i tuoi programmi preferiti? Anche se adesso magari in TV ce ne sono pochi. Ma io TV non tanta. Mi guardo i grandi campioni della Champions League. Prendi appunti magari. Magari cerco di capire come svolgono loro che sono campioni in certe situazioni in campo, ma se no mi piace guardare qualche film, mi piacciono i film, guardiamo i film con Stefania, quindi... C'è qualche giocatore del massimo campionato straniero a cui vorresti assomigliare nel modo di giocare, di approcciarti alla partita? Ma io sono sempre stato un patito di Alessandro Nesta. Un riferimento basso, eh? Secondo me tuttora è ancora il difensore più forte al mondo. Magari non ha più quella freschezza che aveva prima, perché giustamente ha raggiunto una certa età, però insuperabile. E te invece a chi pensi di assomigliare come caratteristiche? Te sei uno che come, mena, tra virgolette, cioè da tutto in campo, no? Non mena con i falli, cioè, nel senso che di chilometri ne fai parecchi. Ah beh, io sì. No, sono le mie caratteristiche, sono un ragazzo che... in campo deve stare sempre attento, sempre, quindi a chi assomiglia non te lo so dire, sinceramente, perché vado in difficoltà con questa domanda. più su questa o su quella della barzelletta? La barzelletta deggiosa, l'ho già detto. Chiedetela deggiosa la barzelletta. Allora, un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Un futuro per tua figlia, cioè se nasce un bambino o una bambina, consiglieresti di fare il calciatore o di intraprendere comunque una carriera da sportivo? Ma se è una cosa che le regala emozioni, sì. Se no, che scelga con tutta la libertà possibile la sua strada. Se suscita in lei emozioni, volentieri. Quindi è una scelta che comunque rifaresti? Sì, sicuramente. I genitori come l'hanno presa? Te hai lasciato la scuola oppure un cioè hai comunque studiato e poi dici faccio il calciatore oppure, come molti, magari abbandoni gli studi per seguire il tuo sogno? No, io ho fatto entrambe, quindi non ho problemi. No, i miei genitori sono contenti, mi vedono un po' poco perché scelgo sempre piazze un po' lontane da casa, però sono molto contenti. Quindi loro sono ancora giù a Catanzaro? No, i miei sono a Milano, sono trasferiti a Milano anche loro e per seguirmi quando sono fatto le giovanili dell'Inter, quindi sono stati sempre vicini, anzi vengono più a vedere le partite fuori casa perché Terni è un po' lontana per il loro lavoro. Però. Poi quest'anno ne abbiamo parecchi in Lombardia, quindi insomma l'occasione per vederti ce l'hanno. Sì, infatti sono contenti, però ho promesso che li porterò liberati al più presto. Oppure potevi promettergli di arrivare magari a giocare con l'Inter, proprio con la Ternana, cioè contro l'Inter. Non lo so, no, è un argomento che non ci penso. No, le ho promesso che le porte liberate perché voglio farglielo vedere, voglio fargli vedere la città dove sto affrontando questa avventura, quindi non mancheranno. Allora, adesso comunque pensa a guarire dall'infortunio? Sì, adesso mi metterò sotto, speriamo di farcela per domenica e vediamo. Va bene, Salvatore, io ti ringrazio, sei stato simpaticissimo, però la prossima volta ti prepari una barzelletta e ce la racconti, magari te la fai suggerire da Roberto. No, grazie a voi, grazie per il caffè. Tra l'altro io non l'ho bevuto ancora, quindi sarà freddo. Allora ringraziamo anche Stefano Squisito, ringraziamo Alfio Trattoria Moderna, alla prossima intervista. Alessandro Cavalieri sta prendendo il mio vizio, nel senso
anch'io sono uno che dice un'ultima domanda e poi andiamo avanti ancora per tre quarti d'ora nell'intervista. Comunque complimenti a lui e a Ferraro e a Alberto Francioli che ha effettuato le riprese per questo spaccato di Notte Gol, l'intervista con Sassà Ferraro. Abbiamo modo di giocare insieme, il numero di telefono è 43 66 45, però da chiamare quando lo dirò io, come si dice, non mi ricordo chi lo dice, Casella? Giucas Casella. Allora, Luca intanto ci presenta il Como e poi andiamo ad aprire l'ultima pagina del nostro Notte Gol appunto con il gioco dell'agenzia La Playa del Rio. Terminata la partita della Juve? Sì. Come è terminata? 1-1? Sì. Né vincitori né vinti, deluso Dario? Insomma, deluso Dario. Juventino? No, è una tradizione a casa, anche il gatto è juventino a casa di Dario Brighi. Luca, presentaci il Como. Il Como è quarto in classifica e a mio avviso mai posizione in graduatoria ha rispecchiato meglio i valori strutturali di una squadra, perché a mio avviso, ripeto, il Como è la quarta forza di questo campionato, dopo Ternana, Taranto e Sorrento in quest'ordine. Poi in questo momento il Sorrento non è terzo, ma insomma, secondo me il Como ha qualcosa in più di Provercelli e Carpi sul piano della qualità in avanti, anche se ne parlo spesso con Toscano, lui non è d'accordo, perché lui sostiene, e sicuramente su questa ragione, che Provercelli e Carpi hanno maggiore tasso dinamico. Il Como assomiglia un po' alla Reggiana, è la bella copia della Reggiana, nel senso, come dicono i numeri, grandissima qualità in avanti, forse anche un po' più della Reggiana, qualche problema in difesa, un po' meno della Reggiana. Del resto ha segnato molto la formazione lariana, se non sbaglio 25 gol, ma ha subito anche parecchio, 21 gol. Quindi una squadra a due facce, con una difesa vulnerabile, un centrocampo di podisti, dinamico, dove manca un organizzatore di gioco, ma insomma ci sono tre centrocampisti di quantità, e davanti cinque cotitolari per tre ruoli. Ora, contro di noi dovrebbe giocare la coppia centrale titolare formata da Zullo, che ieri era assente per squalifica, ex Benevento, e Urbano, che è il capitano e che ieri ha anche segnato nel derby che i lariani hanno vinto tra le muramiche per 2-1 contro il Lumezzane. Poi dovrebbe ritornare a sinistra dopo un turno di squalifica Somm, un terzino sinistro di buon tasso dinamico che difende e spinge, mentre a destra è in dubbio Ghidotti, che è il titolare, che ieri ha subito una contrattura, ma è chiaro che oggi è lunedì, non possiamo sapere, insomma, credo che non lo sappiano neanche i sanitari del Como, se potrà recuperare per la gara di domenica a Liberati. E se non dovesse farcela, dovrebbe essere sostituito dal giovane Gneddu, che ieri lo ha rimpiazzato nel corso del match vittorioso contro il Lumezzane. A centrocampo giocano da destra Salvi, l'ottimo Ardito e Lewandowski, o meglio, giocherebbero, perché Lewandowski, che è la mezzala sinistra, a Terni non ci sarà perché sconterà il secondo turno di squalifica legato all'espulsione che ha rimediato sette giorni fa, chiedo scusa, nel posticipo di Monza, dove il Como è stato raggiunto a tempo scaduto dai Brianzoli. E quindi non ci sarà, al suo posto dovrebbe giocare, come è accaduto ieri, Lulli. Ci sarà sicuramente Salvi sul centrodestra e in forse anche Ardito, il perno centrale del centrocampo lariano, che ieri ha lasciato il campo per un infortunio, anche nel suo caso, come nel caso del terzino destro Ghidotti, condizioni da valutare in settimana. Quindi è chiaro che sapremo della eventuale presenza o dell'eventuale forfè di entrambi, Ghidotti in difesa e Ardito a centrocampo, tra giovedì e venerdì. In avanti c'è l'abbondanza della scelta per mister Ramella, inamovibile il temibilissimo Ciotolo a destra, che sta cominciando a preoccuparmi da ieri pomeriggio alle 18, credo il miglior interprete del suo ruolo insieme al rossoverde Nolè e al rossoblu Chiaretti del Taranto, credo che siano nelle squadre che giocano col tridente i migliori interpreti del ruolo di attaccante largo a destra, tra l'altro ex Taranto, ex Verona, giocatore che quando è in giornata diventa imprendibile. A sinistra giocherà Filippini, 8 gol per questo giocatore classe 87 dai piedi deliziosi e credo che ne abbia segnati 5 sul rigore e 2 su punizione.
quindi una sola rete su azione, ma certo piedi buoni, implacabile, infallibile dal dischetto, temibilissimo su punizione. Lui è un destro, quindi soprattutto sulle punizioni da sinistra o dal centro-sinistra. Nel ruolo di centravanti potrebbe giocare l'ex rossoverde Tavares, che ha già segnato 3 gol, ieri ad esempio ha segnato con uno splendido colpo di tacco la rete del 2-1 ai danni del Lumezzane. Dico potrebbe perché ad esempio ieri il Como era partito con Toledo centravanti, ma l'ex catanzarese e Ravennate è un tornante di destra, in questo momento fatica a trovare spazio visto l'ottimo momento di Ciotola. Ieri è stato provato nel ruolo di prima punta, ma evidentemente non ha le caratteristiche dell'attaccante centrale. In realtà, in linea puramente teorica, il titolare del ruolo sarebbe un altro pezzo da 90 per questa categoria, cioè Ripa, che però è fuori da 20 giorni per un problema alla caviglia. Anche nel suo caso, come per Ardito e Ghidotti, sapremo solo in settimana se potrà recuperare, ma immagino che essendo reduce da 3 settimane di stop, ammesso che sia disponibile, possa partire dalla panchina. Concludo. Grande qualità dalla cintura in su, dobbiamo stare molto molto attenti ai loro 3 attaccanti, anche perché hanno alternative importanti anche in panchina, però in difesa sono vulnerabili. Sicuramente la partita vedrà 2 reparti avanzati che possono fare male alle rispettive retroguardie. Sarà importante giocare su ritmi sostenuti e imporre la superiorità del nostro tasso dinamico in mezzo al campo. Ecco, da quel punto di vista forse il Como, proprio sul piano del tasso dinamico in mezzo al campo, ha qualche carenza. Allora, siamo pronti per giocare. Leggo il messaggio di Lorenzo Camp Marchetti. Ciao Ivano, più del Taranto, più di Dionigi, di Macalli, degli arbitri, ho paura degli scienziati, tra virgolette. Scherzi a parte, la squadra ha subito un calo e ci può stare, bisognerà resistere fino a domenica e poi sotto con la preparazione, loro con i pampepati noi. Buona serata e un saluto ai tuoi ospiti. Volevo anche ringraziare Luca per l'intervento di sabato al programma Radio Galileo, non ricordo bene il programma della... insomma è una sorta di anteprima fatta in modo da giovani. Il punto del sabato, quindi il sabato è stato interpellato appunto Luca. Allora andiamo con il gioco, lo ricordo, consiste nell'indovinare un paio di domande che vi faremo dopo aver visto questo filmato. È un gioco che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione con l'agenzia Playa del Rio, l'agenzia viaggi che si trova in via del Rivo a Terni. Ringrazio Alessandro Coletti che è il titolare, un saluto a lui e a tutti i suoi collaboratori. Più tardi, quando ve lo diremo noi, potrete telefonare al 43 66 45. Per il momento vediamoci questo filmato.
Allora, noi facciamo vedere queste immagini, intanto possiamo iniziare a giocare. 0744 43 66 45, in palio un biglietto per assistere alla partita Ternana Como domenica prossima, messo in palio dall'agenzia La Playa del Rio, agenzia viaggi in via del Rivo a Terni. Allora, avete visto sicuramente, volevamo sapere due cose, anzi sì, due cose. La terza è un optional, se per darvi proprio l'appellativo di maghi. Allora, la Ternana era il 15 maggio 97, si giocava di giovedì, la partita è, naturalmente l'avete vista, Fano-Ternana. La Ternana vinse per 1-0, avete visto l'immagine del gol. Vogliamo sapere i giocatori, dall'immagine appunto che abbiamo, la consecutività del tocco di pallone prima che il rossoverde Bellotto lo metta in fondo alla rete. E poi ci dovete dire, è apparso praticamente uno striscione con la scritta Sconvolt, di quale, sotto c'era la località, di quale località si trattava. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono Luca. Luca, ciao, buona serata. Allora, da dove iniziamo? Dallo striscione? Allora, lo striscione è la Sconvolt, però la località adesso non me lo ricordo. Infatti è lì sta la difficoltà, anche perché non hai detto niente di nuovo. Sconvolt te l'ho detto io, Luca. Vogliamo provare allora con la consecutività di chi ha toccato palla in quell'azione da gol? Allora, l'assist l'ha fatto Monetta, Mirko Monetta, e la consecutività era Modica, Monetta e Bellotto. No, mi dispiace Luca, hai sbagliato. Va bene, ciao, grazie e buona serata. Ciao. Allora, Monetta non c'entra niente in questa azione, ve lo dico subito, non c'entra assolutamente niente. 43, 66, 45, ho visto passare anche Massimo Gabbiati tra le altre cose, e magari se poi per verificare ripreparaiamo subito dopo, magari quando hanno finito di scorrere queste immagini, che sono le immagini dei festeggiamenti. 43, 66, 45, non c'è più nessun altro che vuole giocare con noi, troppo difficile? Non sempre possiamo regalare, diciamo così, il biglietto, un pizzico di suspense deve pure esserci. Tu, Luca, ce l'hai presente la consecutività del tocco? Sì, non è facile perché hanno toccato la palla. Non è facile. Pronto? Un 5, mi sembra. Ciao, Ivano. Buona serata, ciao. Ciao. Allora. Allora, forza Fere. Forza Fere sempre. Come ti chiami? Roberto. Roberto, allora. Innanzitutto, qual era la località dello striscione degli Sconvolt? Torre Orsena. Bravo, hai azzeccato. La consecutività invece dei vari passaggi, vi dico subito che inizia a Borrello, va bene? Il punto fisso è Borrello di testa. Da lì in poi, però correttamente, come si sono succeduti, allora, chi ha toccato il pallone? Borrello. Sì. Bellotto. Modica, Bellotto, gol. No, allora, non c'è Modica, non c'entra niente nell'azione, quindi è abbastanza difficile, ve lo dico perché non è stato facile anche per me, che avevo anche... Ce l'ho impressa poi quell'azione, Ce l'hai impressa? Sì, ce l'ho impressa. Anch'io in modo semplicistico ce l'avevo impressa, sì, però. In modo semplicistico. Invece è stata molto più complessa. Molti più giocatori hanno toccato palla. Sì, c'è stata pure, se non mi sbaglio, una deviazione loro. Un tocco loro. No, quella non ce l'ho messa, non mi è sembrato comunque. Può darsi pure, ma non mi è sembrato. Vabbè, comunque... sentiamo un'altra telefonata comunque. Sì, ciao Ivano, ciao, buona serata. Ciao, ciao. Sentiamo se c'è qualcun altro che ricorda bene quell'azione con dovizia di particolari. 43, 66, 45, non male quella di Achilli. Ma sai che c'è anche l'addetto stampa della Ternana? Si vede l'addetto stampa sopra la panchina che salta? Ah, ecco. Sì. L'abbiamo stanato oggi nel pomeriggio, almeno penso di non sbagliarmi, però non so se faremo in tempo a vederlo oppure già è passato, può darsi.
dovrebbe arrivare da un momento all'altro, sta su questa panchina la maglia granata, occhio a quello con la maglia granata, è lui? È lui, sì. È lui, Lorenzo Modestino. 43 66 45, se qualcuno che vuole giocare con noi, e bene, altrimenti vi facciamo vedere l'azione un'altra volta. Qui sono i festeggiamenti, il sindaco, allora era il professore Ciaurro che veniva portato sotto la doccia, poi il dottor Martel, insomma diverse persone, ecco il professor Ciaurro, Franco il magazziniere, insomma una serie di personaggi che sono stati intorno alla Ternana. Sentiamo quest'altra telefonata, pronto? Sono sempre Roberto, Ivano. Dimmi Roberto. Senti, allora, Borello, sì. Vellotto, Rossi, Vellotto. Manca qualcosa. Allora, consiglio, tu hai detto Borrello, Vellotto, sì. Rossi, sì. Vellotto. E poi segnalo. Mancano due passaggi in mezzo. Due passaggi. Sì, mancano due passaggi. Basta. Va bene, grazie e buona serata. Ciao, allora, ciao. Facciamo un altri due minuti e poi magari il tempo di vedere queste immagini, 43, 66, 45. Poi magari se riesci a trovarle, il buon Dario, magari lo facciamo rivedere un'altra volta. È molto difficile, mi rendo conto che è molto difficile. Io avrei una domanda di riserva, se volete faccio, annullo questa, vogliamo far così? È troppo difficile. Questa è complicata. È troppo difficile, però... sentiamo questa telefonata, 43, 66, 45, vedete Monetta con Carmelo Messina, quanti ne sono passati a Terni di personaggi, Pronto? 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 Sì, buonasera. Ciao, sono Fabio. Fabio, ti sento dall'altra parte, perché non lo sento più qua dentro, Dario? Io sento il ritorno. Bene. Adesso sento bene, dimmi pure. Allora Sconvolt, Torre Orsina. E va bene. Borrello, sì. Vellotto, Rossi, Vellotto, Rossi, Vellotto. No, non avete detto nessuno un giocatore che si è visto fra le altre cose anche bene. E manca in questa descrizione, come nelle altre, un giocatore fra le altre cose che ha fatto anche bene. Mi stavo capito, però non lo dico perché sennò poi dopo aiuto quello che viene dopo. Allora tu riappendi e vediamo dopo se ci riusciamo, dai. Okay. Che non ci siamo, non è ancora corretto. Grazie comunque. 43, 66, ciao. 45, ciao, buona serata. Andiamo di corsa perché è tardi, abbiamo fatto un po' tutto. Sentiamo quest'altra telefonata. Pronto? Oh. Non riusciamo a finire prima di 3 ore di trasmissione. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Mi sente? Ciao, sono Valerio. Mi sente meglio? Sì. Pensate che ha scritto anche Alessandro Cavalieri, ci ha provato anche lui, ma caro Alessandro stai abbastanza lontano anche se ti sei avvicinato. Allora, sentiamo qual è la tua versione. Allora, per me... lo striscione era Sconvolt Torre Orsina, va bene, quello stavo già detto, sì. Allora la consecutività dei passaggi è stato Borrello, Vellotto, Rossi Zanin Vellotto. No, non è così, purtroppo non è così, ci sei andato vicino, però sei andato vicino, ma non è così, purtroppo, la consecutività. Ecco, la stiamo facendo rivedere, mi sembra. Ecco. La stiamo facendo rivedere. Allora, guardate, la facciamo vedere un'altra volta e poi basta. Poi, intanto tu però devi riappendere perché non è giusto praticamente. Ok. Oh, allora, grazie comunque. Allora, rifacciamola a rivedere questa azione in modo che un attimo di pazienza per fare in modo... Stasera mi sono superato, perché mi ero stufato, tutti al prima botta, sembra che tutti fenomeni, tutti conoscitori delle avventure della Ternana. E invece vi metto alla prova questo gol, vi faccio vedere anche le immagini, quindi, se no vi faccio la radiocronaca. Era difficile fare anche la radiocronaca. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 gol, 7 passaggi e il gol di Bellotto, 43, 66, 45. E poi gli diamo un nome a questi giocatori la prossima volta, 0744 43 66 45 e poi andiamo direttamente in chiusura perché è tardissimo. Quindi non ci sono né moneta né modica in questa azione? Non c'è né moneta né modica in questa azione. 43 66 45 sta squillando, sentiamo con chi parliamo. Pronto? Ah sì, un attimo solo, Dario Brighi. Pronto? Sì. Con chi parliamo? Con Luca. Luca, allora, vai. Allora, secondo me Borrello, Zanin, Rossi, Bellotto. Zanin, Bellotto. No, non è così. Non è così, mi dispiace. Grazie comunque e buona serata anche a te. Ci state avvicinando, ma manca sempre qualche cosa. L'ultima telefonata e poi cambio domanda, perché sennò rischiamo veramente di arrivare alle una. 43, 66, 45 per stabilire la consecutività. Facciamola vedere un'altra volta. Questo è Giovanni Rossi. Il buon Dario lo sto facendo diventare pazzo, però ve lo faccio vedere un'altra volta. Era difficile però, Molto. Difficile perché sono 7 passaggi, tutti di prima e non era facile, quindi... Vabbè, non ci ha azzeccato nemmeno Cavalieri. De Gregorio mi dice che sono un po' incarognito questa sera. Gabriele Rienti che dice, no, questo mi dice dove mi ha taggato, non mi interessa. Allora, io vi dico, insomma, questa è una bella palla messa in mezzo a Borrello. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e rete, va bene? 43, 66, 45, se indovinate adesso, bene, altrimenti cambiamo praticamente domanda, e allora la domanda sarà molto più semplice. E intanto vediamo, ci godiamo questa bella carrellata sui distinti che erano riservati ai tifosi rossoverdi, guardate quanta gente, e si giocava di giovedì. Tenana che vinse a Fano per 1-0 con il gol di Bellotto, questo lo sappiamo, ma chi ha contribuito direttamente all'azione? Pronto? Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Riccardo. Riccardo, o si fa l'Italia o si muore con te, o si fanno le fere oppure si muore. Allora, innanzitutto lo striscione, perché sento che Riccardo è sicuro, non ha telefonato per niente. Ma ci provo. L'hai registrato, immagino? No, però magari ci riprovo, perché il gol lo ricordavo, però... effettivamente 7 passaggi non era semplice. No, non è semplice, sì. Ci provo allora, vado. Vai. Allora, Borrello. Sì. Poi Zanin, Bellotto, Rossi, Bellotto, Zanin, Bellotto. Bravo. Bravo veramente, sei stato molto vabbè, bravo. È stato necessario rivederlo comunque. Certo, perché io l'ho dovuto mandare anche al rallentatore a casa per poterla... Magari la facciamo rivedere per far vedere anche agli altri ascoltatori. E per quanto riguarda il manifesto, lo striscione... Torre Orsina, sconvolto. Sconvolto di Torre Orsina. Vediamo Alessandro Cavalieri, ci ha azzeccato. Cavalieri dice Borrello, Zanin, Bellotto... Rossi Bellotto. Hai sbagliato un nome, amico mio. Alessandro Cavalieri, l'ultimo. Allora, eccola qua. Vediamola, l'azione. Vedete? Ancora non è arrivata. Eccolo qua. Roberto Borrello. Zanin. Bellotto. Rossi. Bellotto. Zanin. Bellotto. Rete. E io ho detto Zanin comunque. Sì, hai detto bene. No, tu. Tu hai vinto tranquillamente, non ci sono problemi. Qual è il tuo cognome, Roberto? Riccardo Carnassale. Riccardo Carnassale? Sì. Ok, allora tu non devi fare solo, andare all'agenzia Playa del Rio in via del Rivo sì. E quindi praticamente ritirare il biglietto che ti darà diritto a vedere la partita domenica prossima contro il Como. Grazie, sono va contento bene? Anche perché avendo collaborato con la trasmissione radiofoniche musicali notturne
sento mia, non solo la Ternana, ma anche un pochino delle Galileo, via Radio Galileo. Grazie, grazie. Che allora... vanno di pari passo poi. Sì. Grazie a voi. Grazie, bravo, complimenti perché sei stato bravo, un buon osservatore. Se non l'hai vista alla, alla Moviola sei stato bravo, veramente. Grazie, buona serata a tutti e forza fere. Ciao, ricorda l'agenzia Playa del Rio in via del Rivo a Terni. Sì, salutami Alessandro Coletti. Arrivederci. Ciao, buona serata. Allora, siamo alla fine. Io mi scuso, non abbiamo potuto leggere tutti i messaggi, sono molti. L'abbiamo letto perché stasera poi avevamo anche un ospite, come Fabio Pisacane, siamo stati in compagnia davvero per molto tempo. Però voglio dire, tanto tutti i messaggi li trovate sulla mia pagina di Facebook, quindi chi vuole leggerli, vorrà leggerli, può farlo tranquillamente. Diremo che comunque gli argomenti sono quelli che abbiamo tirato fuori, ovvero lo spirito di riscatto, aver apprezzato il carattere e lo spirito di sacrificio della squadra, insomma sia ottimisti, non scoraggiarsi, ma tutti uniti verso la partita di domenica prossima contro il Como. Luca, ti ringrazio. Buonasera. Buona serata, ci vediamo prossimamente agli allenamenti della Agli allenamenti. Ringrazio Dario Brighi in regia, ringrazio tutti voi che avete scritto e tutti voi che avete seguito la trasmissione appunto da casa, davanti al vostro teleschermo. Andremo in replica subito dopo il telegiornale, per cui c'è la possibilità di rivedere Fabio Pisacane e il programma Notte Gol. Grazie e buona serata a tutti.